Quindi, avvocato penalista e civilista che ho conosciuto attraverso un incontro a Milano, dove spontaneamente ha contribuito all'evento di Milano con involontariamente, nel senso che avete visto quando si accende e dice perché non si spegne? Non c'era modo di spegnerlo, era troppo freddissimo. Esatto. Adesso lo racconti te però. Allora, vi lascio con Pier e poi documenti. No, il caso non esiste. Voi mi sentite anche senza microfono? No, sì, mi sentite. No, zero. Perché io camminerò, devo camminare, se non cammino non riesco a, non fluisco i pensieri. Però così invece mi sentite, certo, il microfono. Si riesce a estendere? C'è qualche tecnologico che riesce a estendere la... Ah, Simone, perfetto. Work in progress. Siamo al massimo col volume? Sei molto basso, Un, due, tre, prova. ecco, se però devi Lo stare facciamo proprio così. lì, devi stare Come il calò, così. Ok, va bene. Io ci sono. Riusciamo a raddrizzarlo un pochino. Dai, io sono un perfezionista nevrotico per cui. Prova. Molla la macchina. Facciamo andare bene così. Aspetta. Attendo consigli dalla regia, sì. Va bene, buongiorno a tutti. Intanto, vabbè, grazie di avermi invitato, ma perché si inizia così, ma in realtà mi sono autoinvitato. Avevo già risolto il problema. Ci tenevo a venire perché, anzi, sono anch'io proposto di fare questo incontro, perché dopo l'incontro del 7 marzo, che c'è stato a Milano, in cui mi sono trovato lì un po' per caso, c'è qua una mia amica che si chiama Federica, non so dove sia, la vedova, è là, questa ragazza qua che era da ottobre-novembre, che mi parlava dell'OPPT e quant'altro, io l'ascoltavo con un orecchio sì e un orecchio no, perché è un po' come quando ascolto le femmine che parlano, no? Allora, però vedevo che la cosa lavorava un po' sulla mia, nella mia psiche, però era talmente troppo grossa come cosa che istintivamente, insomma, mi diceva, vabbè, ma... Però è una persona molto affidabile, molto, insomma, ha una sua attendibilità, e quindi si vede che, insomma, questa parte qua, insomma, ha lavorato su di me. A un certo punto mi dice, andiamo all'incontro di Barbara Lam, che io non sapevo nemmeno chi fosse, non avevo mai visto nessun video, e quindi niente, ho detto, va bene, andiamoci, tanto. Io ho nulla da fare, sono aperto a nuove esperienze. Morale, lei non viene, vado io. Confermi, vero? Confermi, la narrazione è corretta, ok? Quindi mi ritrovo lì e succede che Barbara inizia a parlare di queste cose. Ah, c'è qualcuno che mi fa il bip perché mi escono le parolacce intanto. Dico, ma cazzo. Sì, però lo dico in latino che suona meglio cazzum. Quindi lei parlava e dicevo, cazzum ha ragione, cazzum, ma è vera, anche nel nostro diritto è così, cazzum qui, cazzum là, a un certo punto. Ok, allora, da che punto non si sente? Da così si sente? 3, 2, 1, così? No, più di così non ce la posso fare però. Venite a me. Oh. Alzo. Così al massimo. Mi alzo io? Ah, questo? Così mi senti se parlo? Ok. Quindi, mentre lei parlava di questa cosa qua, io notavo tantissime analogie nel nostro diritto. Ecco perché risuonavo, dicevo, lei non è che stia capendo proprio tutto, però quelle cose che dice, cioè io le vedo nel mio ordinamento, per cui è stata una cosa, è stato un incontro molto interessante, quindi ho partecipato attivamente e quindi ho detto, vabbè, insomma, studiamola, approfondiamo, andiamo a vedere quanto di questa cosa qua, insomma, rimane in piedi.
Succede quindi che qualche una settimana dopo mi chiama Chiara, che è una delle organizzatrici dell'incontro, e in qualche modo mi chiede insomma che cosa ne penso, se mi ha detto di studiare la cosa, e quindi dico sì, l'avrei fatto, lo voglio fare, mi incuriosisce, perché più di mi incuriosisce, la cosa mi interessa molto, perché mi rendo conto che se c'è una cosa che ho sempre voluto nella vita, anche quando non sapevo di voler, beh, ma essere un uomo libero. Barbara ha rovinato anche questa parola, perché quando io parlavo di libertà, mi ha fatto vedere l'etimologia della parola libertà, che deriva da liberto, e i liberti erano quei soggetti che appunto nella Roma imperiale venivano liberati, ma nel senso che avevano comunque una capacità giuridica non piena, quindi erano gli schiavi che erano liberati dal loro padrone. Per cui quando chiediamo libertà, probabilmente io li chiamo FDB, cioè l'acronimo di figli di buona donna, perché è sempre difficile capire chi sono, allora così, FDB. Quando noi chiediamo libertà, potrebbero dirci, guardate che ce l'avete già la libertà, cioè volete una capacità giuridica meno nata, ce l'avete, ok? E quindi capisco perché la necessità di parlare di sovranità, perché in effetti quello che stiamo cercando è diventare ognuno sovrano di se stesso. Quindi succede che allora iniziano i rapporti con Barbara, rapporti veramente platonici, telefonici, creiamo un gruppo di ricerche su Telegram. Allora, io dico esattamente proprio tutto quello che è successo senza filtri. In questo gruppo qua nasceva come un gruppo per avvocati. Gli avvocati ci entrano, ma nessuno se ne occupa. Cioè, quindi, tranne uno. E c'è un gruppo di persone che fanno parte di ricerche, che non sono avvocati, ma che sono stati molto utili, e che sono qui, io non me ne ricordo tutti, ma mi ricordo Maria Antonietta, Stefania, ok, perfetto. Queste persone qua ricercatori, però mancano gli avvocati. Capite che da avvocato io ho bisogno di un altro avvocato o di più avvocati, perché quello che volevamo fare, era affrontare la questione da un punto di vista prettamente giuridico. Voi capite che quando un avvocato affronta un tema di questo tipo, deve essere non solo molto cauto, infatti preciso da subito, io non sono l'avvocato dell'OPPT, ok? Io sono un avvocato che da 2 mesi sta studiando la questione, ok? Quindi quello che vedrete adesso, tra un po', è la ricerca, cioè i riscontri che io da avvocato, insieme agli ultimi ricercatori, abbiamo ottenuto. Cioè di queste cose qua vi dirò, queste cose qua ho fatto i riscontri ed è vero. Altre cose non ho potuto fare riscontri perché in 2 mesi non ho avuto il tempo e il modo di farli. E quindi, insomma, la ricerca prosegue. Insomma, non è che voglia prendere le distanze e dire ah, non serve. No, io da avvocato ci posso mettere la faccia solo sulle cose di cui ho avuto possibilità di avere un riscontro oggettivo. Faccio una premessa. Perché gli altri avvocati non se la sono, secondo me, non hanno affrontato la questione? Perché in effetti è davvero complicata la faccenda. È tanto complicato per un avvocato perché, allora, intanto il problema è che non solo devi conoscere il tuo diritto, certo lo conosco, sono avvocati, per cui, ma devi conoscere il diritto internazionale, devi conoscere il common law, devi conoscere l'inglese, devi conoscere la parte esoterica, che c'è, la parte esoterica, anche la parola esoterismo che viene, e quando ne parli ti guardano come se avessi, ma esoterismo in greco significa conoscenza riservata a pochi. E si contrappone a esoterismo, che è la conoscenza riservata al popolino. Allora, nessuno dubita che esista una conoscenza riservata a pochi e una conoscenza riservata a molti. Cioè, nessuno di noi è così ingenuo da pensare a una cosa di questo tipo. Anzi, sappiamo che nella massoneria il potere è dato dalla conoscenza. Quindi i 33 gradi della massoneria fanno sì che il grado più basso abbia una conoscenza nulla per salire fino al 33° grado. È corretto quello che dico? Quindi perché? Perché lo sanno tutti, cioè meglio, noi lo sappiamo. È la conoscenza che ti dà il potere, non sono i soldi, è la conoscenza. Quindi voi capite che per un avvocato che ha fatto un percorso
universitario, mettere insieme questa parte, la parte storica, la parte internazionale, la parte di common law, la parte esoterica, cioè arriva un momento in cui dici no, preferisco, cioè, non me la sento, non ce la fai, hai troppe cose che ti riportano dentro la scatola. È una cosa secondo me anche abbastanza naturale, hai tantissime resistenze. Le ho avute molte anch'io, ce le ho tuttora. Quindi procedo in modo cauto, perché sono consapevole che insomma, se le cose le dico io hanno un peso specifico, perché se io vi dico questa cosa qua sta in piedi, cioè, ve lo dice un avvocato, quindi voi create affidamento sulle mie parole e me ne assumo una responsabilità. Io non ho problemi a assumermi una responsabilità. Cioè, se sono convinto di quello che dico, potrei anche sbagliare, però se ne sono convinto e ho fatto i miei accertamenti, dico va bene, insomma, l'ho fatto in buona fede, ho detto quello che in quel momento era, credevo fosse giusto. Però non ci può essere, non posso dirvi una cosa senza aver fatto il riscontro, ecco perché ci metto mesi per riscontrare, perché ho un lavoro da fare, insomma, quindi ogni tanto mi occupo anche dei miei clienti, per cui il tempo residuale è, insomma, anzi più che residuale, perché ieri ho passato tutta la giornata a fare le slide, e ogni singola slide che vedrete è frutto del lavoro di tutta la giornata di ieri, anche di prima. Io direi che la parte introduttiva l'abbiamo fatta, e niente, adesso arriviamo alle... Ho portato i miei libri, qua c'è Carlo, che sta Carlo, che è lui, che è questo ragazzo che lavora in questo posso fare il nome della trasmissione, che si chiama Ford and Bios, che è una trasmissione... Ed è quindi questo ragazzo che fa questa trasmissione su Tele Lombardia Fuori dal Bius e mi ha invitato e mi ha detto a Pier, non guardare gli appunti, tu funzioni meglio senza gli appunti. E io ho pensato, già che il fatto che funziona va bene, come senza appunti, però io purtroppo questi li ho portati insieme a Riflet perché c'è una parte tecnica e quindi vorrei insomma seguire tutto un filologico. Direi che possiamo partire, alla fine se avete domande fatele, se sono troppo difficili non conosco le risposte, manderò la pubblicità. Allora, questo è un sonario, io sono, il mio maestro è Seneca, quindi sono uno stoico di formazione, per cui ho messo una slide di Seneca. La prossima la giro io, no, cosa devo fare? Per girare? Così. Come preferite? Vai, la seconda? No, prima? Allora, questa è un'altra slide, è troppo esilarante che si parli di fine della schiavitù quando si preparano orde di uomini ad entrare nelle fabbriche. A me questa è una frase di Nietzsche che mi ha sempre colpito, perché in effetti, secondo me potrebbe adesso cambiarla e modificarla e dire troppo esilarante che si parli di fine della schiavitù quando si preparano orde di uomini ad andare sul motorino con le scatole della Glovo, no? Nel senso, non cambierebbe molto. La schiavitù non è mai finita, ha cambiato forma. Qual è il problema di riconoscere la schiavitù? È che se sei nato in quel sistema è tanto difficile riconoscere che sei schiavo, perché non hai un metodo, non hai ti manca il confronto. Quindi sono convinto che se noi fossimo andati dagli schiavi e gli avessimo detto ma tu sei uno schiavo, avrei probabilmente detto no, cioè, questa è la mia normalità. Quindi è interessante, cioè, chiedersi se magari non so, siamo talmente abituati a questa forma di schiavitù convenzionale che nemmeno ce ne rendiamo conto. Se siete qui, ovviamente abbiamo questo sentore. E faccio un'altra premessa. Io, malgrado non abbia le risposte a tutto e non abbia quindi verificato tutto, e quindi sospendo il mio giudizio, come diceva Marco Aurelio, di sospendere il tuo giudizio, detto ciò, c'è comunque un intuito, cioè l'intuito mi dice che ce l'hanno messo in quel posto. Ma proprio lo percepisco. E l'intuito, la sinagoga, ecco. E l'intuito ha un ruolo fondamentale, l'intuito, nel senso che di solito si cerca di relegarlo a una cosa, ma in realtà l'intuito è quella quale ti dice vai su quella strada, è su quella strada che troverai le risposte. E l'intuito mi dici vai su quella strada.
faccio un'altra premessa. So che voi direte, sì, ma basta le premesse, darci un po' di, insomma, di pasta e antipasta, andiamo al primo. Durante questo percorso di 2 mesi e mezzo, io sono stato in momenti in cui dicevo, mi arrendo, no, non mi arrivano le risposte. Per quanto fossero motivati il gruppo di ricerche, un avvocato ha una forma mentis molto particolare. Quindi quando chiede una cosa, deve avere quella cosa in quel documento, in quella fonte. Loro, in alcuni casi, non erano stati in grado di darmela, ma lo capisco, non fanno questo lavoro. Quindi stavo recedendo da questa cosa qua e a un certo punto, ogni volta che volevo togliermi, mi arrivava una chiamata, come è successo anche in questo caso, di una persona che le cose le sa molto, le sa, insomma, è anche Barbara mi ha confermato che questa persona ne sa tante, e che mi dava le risposte di cui avevo bisogno e i riscontri. Quindi ogni volta che volevo rinunciare, qualcosa mi dava sempre lo stimolo per continuare, perché sennò dopo 2 mesi e mezzo io non sarei qua, ok? Veramente io non ho nessun interesse nel dire che sono favorevole, che sono contrario, non ho libri da vendere come fanno, insomma, in qualche cosa, nulla, non ho niente da dire. Quindi sono qui perché sono interessato a conoscere la verità, insomma, o meno, l'ambizione è quella, ok? Andiamo al terzo slide, poi. Questa è la mia preferita, nessuna conoscenza, seppur eccellente, salutare, mi darà gioia se la prenderò per me solo. Se mi si concedesse la sapienza con questa limitazione di tenerla chiusa in me, rinunciando a diffonderla, la rifiuterei. Io trovo, questo rispetta molto la mia forma mentis, quindi tutte le informazioni che io ho, ve le do, perché vorrei che nascesse un dibattito. Quindi alcune delle cose che io vi dirò, io non le ho verificate, ve le do, e le verificherete, verificheremo insieme. Direi che possiamo partire. Allora, io non conosco il vostro livello giuridico, quindi io parto dal basso. Se qualcuno, anzi certamente più di qualcuno avrà delle conoscenze giuridiche di livello superiore, però parto proprio dagli elementi di base. Allora, la prima distinzione è quella tra civil law e common law. Quindi adesso qua analizzeremo l'origine, la struttura e la ripartizione della funzione tra i poteri dello Stato. Quindi qual è la grande differenza tra civil law e common law? Allora, il civil law è il nostro diritto, è il diritto positivo. Ve lo leggo, deriva dal diritto romano germanico, è quello attualmente più diffuso al mondo, e in Italia viene chiamato anche diritto continentale o diritto romano germanico. Di origine romana si basa sul diritto scritto e sul ruolo determinante della legge. I principi fondanti sono che questo sistema vengono codificati, cioè il sistema di civil law si basa fondamentalmente sulla codificazione, quindi tutto il diritto è codificato. Non a caso abbiamo il codice penale, il codice civile, il codice amministrativo, quindi la codificazione è l'elemento basico. In più, allora, questo modello riconosce il ruolo permanente della legge e la norma nel diritto di civil law è per sua natura astratta e generale. Quindi, ecco, astratta e generale significa che non può prevedere il caso concreto, è una previsione normativa astratta e generale. Tocca al giudice poi, o comunque al giurista, tentare di sussumere, cioè di vedere se quel caso concreto è riconducibile al caso, alla norma astratta generale. E da qui nascono tutti i problemi di interpretazione, cioè quando quel caso è riconducibile a quella norma e quando no. La fonte primaria quindi è per la legge, e la loro struttura generale è astratta, cioè se non analizzano il fatto concreto, ma regolamento di ipotesi generali. E questo è il civil law. L'ordinamento italiano è quindi civil law. Poi, common law. Deriva dal diritto romanico, mentre l'altro deriva dal diritto romanico-germanico, ma il fondamento è lo stesso, quindi sempre dal diritto romano, proviene sia uno che l'altro. Perché dal diritto romano? Perché la conquista della Britannia avviene dal Sacro Romano Impero, conquista della Britannia, nel 43 d.C., per cui voi sapete che il Sacro Romano Impero conquista tutto il mondo e quindi lascia ovviamente i segni del loro intervento. Allora si sviluppa la fonte è che si sviluppa dal 1066. La differenza più importante del common law, che viene tradotto come legge comune, ma in realtà è legge consuetudinaria, e non fate la traduzione letterale, è norma consuetudinaria, e poi vi spiegherò perché è importante questa traduzione, non l'altra. Allora, cosa è importante cosa fa il diritto? Lo fa le sentenze delle corti.
se vedete, non so, le serie Netflix, Amazon e quant'altro, quindi quelle a base, insomma, illegal thriller, vedrete che c'è sempre questo giudice, la giuria, e il giudice si rifà a dei precedenti giurisprudenziali, per cui la sentenza emessa dal suo predecessore vincola il giudice successivo, ok? Quindi voi capite che mentre nel nostro diritto i precedenti giurisprudenziali hanno sì importanza, ma in realtà nulla obbliga il giudice ad attenersi al principio del suo predecessore. Nel sistema di common law, nella norma costituzionale, invece, il precedente vincola. Okay? Infatti si chiama il principio dello stare decisis, che significa stare in ciò che è stato deciso. E questa è la caratteristica della norma costituzionale. E sono... per tornare indietro, com'è? Sono quindi meno rilevanti, quindi, allora, nella norma costituzionale, nel diritto di common law, la codificazione, quindi... La preparazione dei codici hanno un valore inferiore rispetto invece al civil law, perché molto è dato dalle sentenze e anche proprio dal tramandare quel principio da una corte all'altra. Allora, il common law, che si parla contrariamente al civil law sulle decisioni dei giudici, questa è la peculiarità, è sviluppato come diritto giurisprudenziale, per cui sono gli stessi giudici, basandosi anche sulle sentenze del passato, che poi ci hanno detti. Hanno natura vincolante, andiamo all'altra. Quindi il caratteristico è lo scarso valore pratico della tradizionale partizione romanistica tra diritto privato e diritto pubblico. Quindi, mentre nel civil law, nel nostro ordinamento, c'è una distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, questa distinzione appare molto più sfumata nel diritto consuetudinario. Non c'è questa partizione, è molto meno avvertita. L'applicazione dello stare decisis, quindi in latino rimanere su quanto deciso, è il principio generale del common law. Cosa succede? Anche noi, anche il giurista italiano fa riferimento alle sentenze della Cassazione, però come dicevo non hanno un effetto, un valore vincolante. In alcuni casi intervengono le Cassazioni a sezioni unite che enucleano un principio. Quel principio di fatto viene seguito, però non è vincolante. Un giudice potrebbe tranquillamente discostarsi da quel principio dicendo: io mi discosto perché la situazione è cambiata. Provate a pensare a reati come, non so, concetti come un padre di famiglia, piuttosto come i reati contro il costume. Non capite che, insomma, 60 anni fa andare in gioco la minigonna poteva essere un problema di costume, adesso non più. Per cui, insomma, certi concetti cambiano. Andiamo oltre. Allora, quindi abbiamo detto che però i due sistemi non sono due mondi a parte, nel senso che queste sono le caratteristiche fondamentali dei due sistemi. Però è anche vero che il common law va verso una codificazione e quindi verso la caratteristica del civil law. E dall'altra parte il sistema di civil law va verso il common law, in che modo? Dando importanza alle sentenze degli altri giudici o comunque sia al precedente giurisprudenziale, per cui sono sicuramente divisi, però questa divisione qua non è così netta come potremmo pensare. Entrambi provengono dal diritto romano, se entrambi provengono dal diritto romano è ovvio che uno degli ingredienti principali è il diritto canonico, perché insomma, è l'ingrediente principale. Quindi è l'origine comune di entrambi i sistemi, okay. Poi capirete perché è importante questa parte qua. Allora, questa è una cosa molto, molto interessante. Io qui ho rappresentato la gerarchia delle fonti del diritto nazionale. Prego, sì. Ah, se sei in Italia, allora la regola è che è il territorio in cui sei. Se sei cittadino italiano, si applica il diritto italiano, questa come regola generale, però... La posso dare? Allora, codice civile 1326-1327. Nel commercio io posso scegliere la giurisdizione, se quella dove opero, dove sono, non mi piace.
Allora, questo è il concetto generale. È ovvio che comunque sia le parti possono decidere che quella controversia possa essere decisa da un altro giudice, e quindi dal common law. Ok? Però adesso vedrai, nelle slide successive capirai questa cosa qua. In linea generale, sei cittadino italiano, sei regolato dal codice italiano, dal civil law, ok? Perché sei in Italia, l'Italia è il sistema di civil law. Se fossi in Inghilterra, quindi nei paesi del Commonwealth, applicheresti quindi il common law. Però puoi passare da un ordinamento all'altro, perché in fase contrattuale tu puoi dire, in caso di controversia, si applica il codice italiano e il tribunale competente è il tribunale di Roma. È un esempio. Si può fare. Ok? Allora, questa è la gerarchia delle fonti di diritto nazionale. Fate attenzione a questo aspetto, perché è un aspetto fondamentale. Cioè, si gioca tutto su questo. Perché vi dico questo? Quando io poi sono uscito dall'incontro il 7 marzo, mi sono detto, ma vedere che ti sei suggestionato. Cioè, tutto torna finché parla l'arma, torna a casa e dice, no, cazzo. Cazzo, non può essere così, non può essere così, perché cioè, manca qualcosa, è impossibile. Cioè, mi mancava quella cosa, quel fondamento che permettesse all'intera struttura di stare in piedi. Faccio un'altra premessa, sarà la quindicesima, immagino, sì. Allora, è proprio vero, tu non puoi trovare una cosa che non stai cercando. È proprio impossibile. Nel senso che se tu non vai a cercarla, non puoi trovarla. Carlo è qua, abbiamo fatto una trasmissione, giusto per darvi un'idea, su una riforma Gelli-Bianco. Io, ad esempio, mi ero chiesto, com'era possibile, per darvi un'idea, no? Com'era possibile che tutti i medici, o il 95% dei medici, avessero applicato questi protocolli. Ho pensato, ci deve essere la mela avvelenata, perché tu puoi anche fare un piano diabolico. Quindi, è possibile, giusto? Uno fa un piano diabolico. Ma come ti assicuri che quel piano diabolico poi venga eseguito? Perché devi escludere che possano pagare tutti i medici, devi escludere che siano tutti collusi, cioè sicuramente da qualche parte ci deve essere quella cosa che farà in modo che tutti i medici, o buona parte dei medici, faranno quello che tu ti aspetti di fare. Ok? Ora, a un certo punto, inizio a pensare, ti mancherebbe ancora la cosa più importante. Cioè, praticamente, sono andato a ritroso. E a ritroso ho trovato la legge Gelli-Bianco, che guarda caso, nell'articolo 6 di questa riforma sanitaria fatta nel 2017, quindi un anno e mezzo prima, la riforma Gelli-Bianco si chiama, che è la riforma che riguarda la responsabilità medica, giusto per darvi un'idea. Non sto a dilungarmi, solo per dirvi che all'articolo 6 prevede proprio uno scudo penale per quelli che applicano i protocolli, e al contrario prevede invece il bastone per quelli che non rispettano il protocollo, e se non lo rispettano, succede qualcosa, dovrà andare incontro a un processo penale. Quindi io, andando a ritroso, mi sono detto, per far sì che i protocolli vengano eseguiti, da qualche parte ci deve essere una mela avvelenata. Abbiamo fatto un'intera puntata su questo argomento. Adesso ne stanno parlando. Quindi, lì mi sono chiesto, ma se ce l'hanno messo in quel posto, da qualche parte questa mela avvelenata ci deve essere. E poi, insomma, mi diverto molto a vedere un po' le strategie, perché secondo me devi sempre obbligarti a pensare con la testa del nemico, no? Perché se pensi con la tua testa, non riesci a capire la strategia. È un po' come il profiler dell'FBI. Cioè, devi essere un po' criminale, devi entrare nella mente del criminale, perché sennò, se tu ragioni con la tua mente, la persona normale, non potresti mai capire quale sarà il suo prossimo... Certo, e sì, e quindi vuol dire che è un po' criminale, lo so, non è una novità, gli avvocati sono, hanno questa... Sì. Quindi, allora, a un certo punto mi dico, allora, affinché questa struttura stia in piedi, io devo trovare il cavallo di Troia. Di questi. Va bene. Gerarchia, allora, noi sappiamo che la gerarchia delle fonti di diritto nazionale è la costruzione delle leggi costituzionali, regolamenti dell'Unione Europea, leggi formali, leggi materiali, leggi regionali e regolamenti. Cioè,
Noi mettiamo quindi in teoria la Costituzione al primo posto, ok? È una piramide, come vedete la piramide ovunque, e alla fine abbiamo le consuetudini. Qual è il principio delle fonti? È che la fonte di rango deteriore non può entrare in conflitto e sconfessare la norma di rango superiore. Certo, in questo anno qua non hanno fatto altro. Però questa è la teoria. Anche quando io dico che parlo di colpe, ne parlo a ragion veduta. Ma poi in realtà scopro che forse no, nemmeno. E cioè, sono quei paradossi. Quindi le consuetudini del nostro ordinamento hanno un valore proprio limitato, proprio limitatissimo. Cioè riguardano, sai, i campi di la caccia, per tutte quelle materie che non sono regolate dalla legge scritta, si applica la consuetudine. Quindi, non so, i limiti, i recinti per quanto riguarda la cacciagione, le stagioni di caccia in alcune zone, quindi non sono regolate dalla norma, ma la consuetudine. Poi vedremo qual è la consuetudine. Quindi la consuetudine non può, ovviamente, sconfessare il regolamento, non può entrare in conflitto, non può a sua volta entrare in conflitto con le leggi regionali, e all'ultimo, in teoria, troveremo la Costituzione originale e le leggi costituzionali. Cosa sono le leggi costituzionali? Sono le leggi che attraverso un procedimento molto particolare viene data la stessa, lo stesso valore della Costituzione, quindi sono sullo stesso piano. Memorizzate questo prospetto, non l'ho fatto io. Articolo 10, adesso arriva la parte più interessante. Appena l'ho scoperto, mi sembrava Bernadette con la Madonna, ho detto, ma cazzo, ma tu l'hai fatto diritto costituzionale? Libro, diritto costituzionale. Allora, queste sono tutte le sottolineature per trovare che l'ho fatto. Non vi porto di libretto, ma giuro, l'ho fatto. E però non l'avevo capito, ma non perché avessi qualche ritardo cognitivo, ma perché per quel filtro che ci mettono in testa. Andiamo a vederlo. Allora, articolo 10 della Costituzione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Poi c'è la condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformità, bla 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 bla. Terzo comma, lo straniero al quale si è impedito bla 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 bla, e quarto comma. Allora, è un classico. Quando te lo vogliono mettere in quel posto, cosa fanno? Ti fanno una legge in cui ti mettono di tutto e di più, perché serve ovviamente a non rendere evidente lo sgamo, in modo che sia proprio più difficile individuare la mela avvelenata, ok? Quindi troverete dei decreti legge o delle leggi con argomenti che non hanno nulla in comune, ok? È voluto. Altra tecnica che utilizzano è quella dei continui rinvii. Cioè, questa norma è stata modificata all'articolo 3, quindi tu dovete riprendere l'altra norma, la quale a sua volta modifica quell'altra. Cioè, capite che una cosa così è complicata per un avvocato, immaginate per una persona che non può questo mestiere. Ok? Quindi è una tecnica voluta. Allora, cosa succede? Che io a un certo punto, dopo che mi chiedo, ma come hanno potuto fare questa cosa qua? Cioè, sicuramente, ripeto, la mela avvelenata, cioè, la devi trovare, e quindi io vado a vedere questo articolo 10. Allora, intanto che cosa scopro? Scopro che l'ordinamento giuridico italiano si conforma. Che cosa vuol dire si conforma? Vuol dire che tu riconosci la superiorità di un altro ordinamento. Guardate che le parole non sono mai casuali, hanno un peso specifico. Per scrivere la Costituzione ci sono i lavori preparatori che fanno vedere che per scegliere una parola ci hanno messo mesi. L'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Se voi andate a vedere i lavori preparatori, troverete che c'erano proposte proposte da parte dei comunisti di scrivere l'Italia una repubblica fondata sui lavoratori. Quella parte lì poi è stata cassata perché hanno detto se noi scriviamo lavoratori è come dire che solo i lavoratori dipendenti, quindi scartiamo l'imprenditoria. Per cui le parole non sono mai casuali, cioè sanno benissimo il valore che hanno. Quindi si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Andiamo alla prossima. Questa è la copertina del libro. Allora, vi ho messo un po' la storia di Benedetto Conforti, che è un docente di diritto internazionale, è un accademico puro, è morto purtroppo, perché io volevo contattarlo per dire, ma perché non me l'hai detto? Ed è meglio che non ho fatto questa gaffa, perché lui me lo scrive. Cioè, quello che io so di dirò, ce lo scrive.
Quindi per dire che è un accademico, perché io da avvocato prendo gli accademici? Perché io ho bisogno di un accademico che mi dica certe cose. E in più perché se te lo dice un accademico non può essere smentito. Ok? Cioè non stiamo parlando di un docente di diritto alternativo. È accademico, quindi è sistema. Quindi questo è un curriculum di tutto rispetto. Il Conforti è, insomma, il docente di diritto internazionale. Io credo che, non dico che in tutte le università, però insomma è uno dei manuali più letti e più studiati. Succede che scopro questa cosa qua. Allora, è stato membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e del Curatorium e dell'Accademia de Droit International dell'AIA. E anche questo è molto interessante, lo vedremo dopo perché è interessante. Muore nel 2016, quindi per 5 anni non ho più tempo a chiamarlo. Vabbè. Andiamo. Allora, sempre questa è la pagina Wikipedia. A lui si deve la più antica elaborazione di un metodo di adattamento automatico che garantisse l'ingresso ed il primato del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano, che fu sostanzialmente recepito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 60 del 1984, sul caso Granita. Cioè lui è colui che ha partecipato alla Costituzione ed è grazie a lui se quell'articolo 10 della Costituzione fa ciò che vi sto per dire, cioè questo ingresso automatico. Allora, quindi io scrivo solo dell'ingresso del primato del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano. Puoi andare indietro di 3 slide? Ok, indietro, quella dell'articolo 10, indietro ancora. Ok, allora, che cosa succede? L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questa norma qua viene di solito intesa, ma anche da me, da tutti, come il fatto che noi siamo tenuti a rispettare i trattati internazionali, ok? Ma questo lo sapevamo, ok? Quindi così l'abbiamo intesa, così ce l'hanno fatta intendere. Ecco perché io arriverò poi a dirvi che questa cosa qua che ci hanno messo in quel posto, in realtà è tutta legale, è tutto legale, è tutto legale. Cioè dal punto di vista giuridico vi porto a dimostrare che quello che hanno fatto è legale, legale secondo il sistema. Ok? Quindi non è che hanno truffato, è legale. E vi faccio vedere qual è il passaggio. Puoi andare avanti di 4 slide? Ok, quindi io dico, siccome la pagina Wikipedia diceva appunto che a lui si deve l'ingresso, cioè quindi questo meccanismo di questo meccanismo di ingresso del diritto europeo, quindi i trattati del diritto italiano. Andiamo avanti per cortesia. Il diritto internazionale. Il problema è che nessuno sa cos'è il diritto internazionale, nel senso che se non fai questo lavoro non lo sai, ma dirò di più, se non fai diritto internazionale non lo sai. Coincidenza, io in questo libro qua non mi ricordo una cippa lippa, se non queste due cose. Solo due cose, te lo giuro, ma veramente, io proprio... Cioè, io questa cosa qua, cioè due cose mi ricordo, e sono andato a verificarle, e sono lì con gli occhi sgranati, no? Stica. Allora, definizione di diritto internazionale. Allora, questa è praticamente una pagina tratta dal questo libro, quindi insomma, se volete poi lo faccio passare, e lo scrive il Conforti. Allora, in una prima approssimazione, il diritto internazionale può essere definito come il diritto o ordinamento della comunità degli stati. Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri stati, e lo Stato stesso con proprie norme, anche di rango costituzionale, si impegna a rispettarlo. Confronta, ad esempio, l'articolo 10 con la Costituzione italiana. Sì, lo scrive lui. Comporti, cioè, l'ha fatto lui, quindi. Si dice pure che il diritto internazionale regola rapporti tra stati. È questa un'espressione equivoca che può anche usarsi, ma a patto di precisare, che con essa si intende descrivere solo un dato formale, e precisamente il fatto che le norme internazionali indirizzano in linea di massima gli stati, creano cioè diritti ed obblighi per quest'ultimi. Sarebbe invece del tutto erroneo, soprattutto oggi, l'uso della medesima espressione che si volesse con essa indicare le materie di cui il diritto internazionale si occupa. Infatti, la caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è proprio data dalla circostanza che essa non regola solo materie attinenti a rapporti interstatali, ma pur indirizzandosi fondamentalmente agli stati, tende a disciplinare materie attinenti a rapporti interindividuali,
a rapporti interni alle comunità statali. Il diritto internazionale non è solo il diritto tra gli stati, è il diritto che interviene all'interno dello Stato e regola i rapporti con i cittadini. Quindi, allora, simili rapporti interni erano un tempo di quasi esclusiva pertinenza dell'ordinamento statale, mentre il diritto internazionale si occupava prevalentemente di materie esterne, ok? La vita moderna, come tutti possono constatare, dominata dall'internazionalismo. Sul piano giuridico, tale caratteristica si traduce nella tendenza a trasferire dal piano nazionale a quello dell'ordinamento internazionale la disciplina dei rapporti economici, commerciali e sociali. Queste materie sono infatti sempre più regolate da convenzioni internazionali, cioè da quelle che possono considerarsi come la categoria più importante e più numerosa di norme internazionali. Il diritto internazionale, per intenderci, sempre meno, prego, un diritto per diplomatici e sempre più un diritto destinato ad essere amministrato e applicato dagli operatori giudici interni, in primo luogo dai giudici nazionali. Quindi, cosa vi dice? Il diritto internazionale entra nel diritto interno, entra nel diritto nazionale, e adesso vedremo come. Ok? Interessante, interessante. Quindi, voi pensavate che la Costituzione fosse fonte di primo grado? Mi spiace, non è così. È un risveglio brutto, però insomma, a parte che un sentore l'avevate avuto, ecco, però adesso. Sì, però adesso vi spiego, cioè, nel senso, vi porto per mano su questo piccolo tragitto, nel senso, cioè, perché è così? Cioè, quali sono i vari passaggi? E andiamo avanti al prossimo. Allora. L'osservante del diritto internazionale, non lo leggo tutto, però quindi vedete qua, gli stessi ordinamenti statali impongono anche a livello costituzionale l'osservante del diritto internazionale. Quindi è probabile, bisognerebbe fare uno studio in questo senso, che tutte le costituzioni europee, non solo, abbiano anche lì una mera avvelenata. Cioè, affinché il diritto internazionale possa entrare nel diritto nazionale, deve essere il passaggio, il tunnel, il collegamento legale. Quindi, noi abbiamo l'articolo 10,1. Nella Costituzione tedesca non mi stupirei se trovassimo una frase del tipo l'ordinamento giuridico? Concentrato sotto il suo potere. Cioè, abbiamo la figlia di Hitler, la persona di Hitler. La famiglia di Hitler, è stata fatta dalla Germania dell'Est. Se non sento, meglio che vieni qua, se no non sento. È stata un'avvocato donna. Questo, giusto? In Germania. Ha potuto fare questo perché? Perché c'è il diritto internazionale, entra dentro la propria costituzione, altrimenti non era possibile farlo, perché poi la Germania è blindata rispetto a certe cose, no? C'è stato già, dicevo, che se lo ha potuto fare, di accentrare totalmente il potere, oggi la Germania, la Costituzione è sospesa, è tutto incentrato nelle mani di Angela Merkel. Quindi c'è di nuovo, sono di nuovo nel nazismo pieno, anche perché non è mai finito. E sono rimasto latente. Allora, che cosa succede? Quindi, adesso andremo a vedere una cosa interessante. Simone, non distratti con le fanciulle, per cortesia. È un compito delicato. C'erano i bambini. C'erano i bambini. Okay. Allora, cosa succede? Quindi, ricordatevi l'articolo 10, quindi l'ordinamento giudiziario si conforma alle norme di diritto internazionale. Allora, le norme del diritto internazionale, ma ti ricordo che non ce la fai prima? Dopo ancora?
quella prima, scusa, forse non sono persa. Prova. No, no, vai oltre, scusami, perfetto, no, altra. Allora, cerchiamo di essere, la faccio in breve. Allora, quindi, quando noi parliamo di articolo 10,1, non facciamo riferimento solamente ai trattati, ma facciamo riferimento alla norma consuetudinaria. Perché? Allora, cos'è la consuetudine? La consuetudine, secondo uno studio che ho fatto, si può poi dirsi vigente solo se si può provare che essa è stata ininterrottamente osservata fin dall'epoca anteriore al 1189. La consuetudine è l'ingrediente del common law, ok? Cioè, il common law è traducibile come norma consuetudinaria. Andiamo avanti all'altro slide. Quindi, l'articolo 10,1 è definito dalla dottrina un trasformatore permanente. Cosa significa? Lo leggiamo. Allora, è la necessità dell'ordinamento di conformarsi in via automatica. Cioè, vuol dire, in breve, che con quella norma, tu rinvii alle norme del diritto internazionale, quindi alla norma consuetudinaria, in automatico. Non è come con i trattati che tu devi ratificarli ogni volta. I trattati istitutivi dell'Unione Europea sono stati ratificati, le convenzioni sono ratificate, quindi c'è un Parlamento che a un certo punto deve ratificare. Ma le convenzioni e i trattati sono fonti di secondo grado, perché nel diritto internazionale, per andare avanti, nel diritto internazionale, nel diritto internazionale si divide in due parti, la parte generale e la parte particolare. La fonte di primo grado è la consuetudo, cioè la consuetudine. La consuetudine si compone di due elementi, l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo. L'elemento oggettivo è la diuturnitas, cioè la prassi, vuol dire che quella condotta è tenuta da tempo immemore. Ok? Mentre l'elemento soggettivo è il convincimento delle persone che quella condotta sia vincolante. Poi parleremo di questo, perché io penso di aver intuito, ma non solo, insomma, anche persone più importanti, più avanti di me, hanno capito cosa stanno facendo. Quindi la fonte di primo grado è la consuetudine, vincola tutti gli stati. Non c'è bisogno di alcun atto di recepimento da parte degli stati, cioè chi entra dentro in automatico, perché è fonte di primo grado. Con l'articolo 10,1 è lì link. Ah, in particolare, la fonte di secondo grado è i trattati o accordi internazionali, esempio i trattati istitutivi dell'Unione Europea, devono essere recepiti con atti interni, ovvero ratificati. Non possono sconfessare la fonte di primo grado, cioè la consuetudine, che i trattati e le convenzioni devono rispettare la consuetudine. Quindi loro te l'hanno detto all'articolo 10, mica te l'hanno nascosto, te l'hanno detto: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ok? Quindi fonte di primo grado è quello. Tutti pensiamo a questo, certo, perché se te lo dicessero. Ma come? Ma quindi qua mi entra qualunque cosa, io non so nemmeno che cosa, in automatico. Quindi voi non troverete mai un atto di ricepimento del Parlamento, perché c'è in automatico. Lo chiamano non a caso trasformatore automatico. Come ti chiami? So quella strana che gira per l'Italia. Ma voglio solo fare una sempre un'aggiunta, perché cioè, sei ineccepibile, devo dire che sto in estasi. È bellissimo quello che stai facendo, è bravissimo, è interessante come lo fai. Allora, ce lo hanno detto, caro Pier, perché ce lo devono dire, perché altrimenti negano il nostro libero arbitrio. E lì non entrano in funzione questa bella piramide che hai fatto, leggi, comuni leggi, lì cominciamo ad arrivare alle leggi universali. E badate, lì sono quello latino di prima. Katsum, sulla cui origine non è chiaro da dove prendi, io ho cercato il katsum. Ma perché sono un patito anche di etimologia, quindi ho capito da un po' di tempo che se conosci da dove proviene la parola non possono fregarti, perché insomma è quella cosmesi di tipo linguistica che ti fa. Bip. Allora, quindi questa cosa qua è fondamentale, ma veramente io mi sono un po' incazzato con me stesso, perché sono anche un po' bipolare. Mi sono detto, ma come cazzo è che tu non pensi?
Purtroppo non la sta in dal vivo, vero? Quindi sa. Andiamo tutti i VIP. Non so quanto rimane. Ma com'è possibile che non te ne... Ma com'è possibile che non te ne sei accorto? Ma perché non hai capito? Ma perché? Cioè, è veramente questa cosa qua. Finché, se tu se avessi avuto un docente che mi avesse anche solamente buttato lì questa cosa qua, io avrei capito. E invece no. Ma volutamente non o non me l'hanno detto, oppure no, neanche loro capivano che cosa c'era scritto. Prego. Bella, bella. E io invece penso di aver capito un'altra frase adesso, che io ho sempre la mia cattedrica che mi dice le frasi di Gesù, anche se lei sa che sono anche gesuita, però c'è una frase molto bella che dice rimanete puri come bambini, qualcosa del genere. Io penso di ho la mia interpretazione, perché io gli do questo significato. Perché se voi ci pensate, solo i bambini vedono le cose per quello che sono e non hanno i condizionamenti che noi abbiamo e che ci fanno vedere cose diverse dalla realtà. Cioè, nel senso che la propaganda su un bambino non funziona. Quindi la purezza sta nel fatto di vedere quella cosa per quello che è. Crescendo, subirà tutti i condizionamenti. Ma vi dirò un'altra cosa che ho scoperto. Quando esce una legge, un decreto legge, secondo me non è voluto, ormai non credo più alle cose, posso dire, casuali. Ti mettono, quando ti scrivono la legge, ti dicono... Prendiamo la legge Gelli Bianco, perché quella più recente, quella che insomma, sopra mi sono più soffermato. Ti scrivono, questa legge ha l'obiettivo di eliminare o di ridurre il contenzioso e di migliorare e di velocizzare le procedure di risarcimento. Allora, che cosa succede? Che siccome ti hanno detto che l'obiettivo di quella legge è quella, succede che quando tu leggerai quella legge, tu andrai a trovare quelle cose che confermano quella cosa lì e non troverai quella cosa che invece non c'entra una beata cippa con quella cosa. Cioè, è un è come il fine testo, un paio di occhiali, di filtri, e tu veramente non lo vedi. Quando riuscirai a vederlo? Quando dici, secondo me me l'hanno messo in quel posto, secondo me lì dentro troverò quella cosa. Se non la cerchi, non puoi trovarla. E qua è la stessa cosa. Quindi, allora, la cosa importante è questa. L'articolo 10,1 è il condotto per passare poi a tutto il resto, cioè alla consuetudine, che nel nostro diritto è fonte di ultimo grado, cioè valore zero, a meno che non andiate a funghi o andiate a caccia. Nel diritto internazionale è fonte di primo grado. Il conforti questo lo dice in continuazione, ed era una delle due cose che mi ricordavo di questo esame. Cioè, diceva proprio, per il giurista positivista, cioè per il giurista italiano, sembrerà sconvolgente, ma la consuetudine nel diritto internazionale è fonte di primo grado. Quindi, come ci diceva, cambiate il paradigma. In Italia è così, ma il diritto internazionale è fonte di primo grado. Capite? Allora, io messo l'imbuto. Perché in effetti è un imbuto. È un imbuto nella Costituzione, e quindi la domanda è, oddio, Federica, non è una domanda difficile per farmi fare una figuraccia? Federica? Puoi venire qui, dai. Offri sempre degli spunti interessantissimi a cena, figurati qua. Dai, meglio di te. Allora, questa è mia cara amica. E, insomma, quello che noi ci diciamo adesso, ce lo diciamo spesso alle 7 del mattino, perché io la chiamo, dico, cazzo, ma che ho scoperto questa cosa qua? Ma veramente, e lei dice quella che ha scoperto lei, per cui c'è questo scambio alle 7 del mattino prima che lei vada a lavorare, anche io vado a lavorare, oppure con Barbara, insomma. Tutto questo discorso giuridico bellissimo, però manca, come io ho sempre discuto con Pierre, la visione giusnaturalistica di questa cosa. Giusnaturalistica. No. Perché in realtà il diritto naturale non è rappresentato dalla piramide, ma è fonte primaria assoluta, sopra di qualsiasi cosa. È il diritto, quello che ti arriva, è la legge divina. Il problema è che il diritto naturale deve essere
sentito all'interno. Tutta questa cosa funziona su quello che è il convincimento e l'identificazione con questa cosa qua. E quindi tutto questo funziona finché le persone, i giuristi, gli esseri si identificano e continuano a cercare un sistema che funzioni in quella, quell'ottica. Il salto, e va benissimo. È assolutamente sì. Sì, certo. Anche io li vedrò di più. È un ostacolo per noi che abbiamo studiato tantissimo all'interno del sistema. No, io ho una laurea in economia e commercio, poi una laurea magistrale in scienze economiche aziendali e poi ho un dottorato di ricerca in materie giuridiche, però giuridiche penali. E quando studiavamo la nostra forma mentis si formava all'interno del sistema, quindi noi siamo venuti su con una mente di forma quadrata, ma l'uscita è circolare, cioè una parte della nostra natura che è il sentire profondo che diceva questa cosa qua è così, però c'era la parte razionale che si è formata all'interno del sistema e che si è nutrita per tutta la vita all'interno del sistema, che c'è a parte di noi e che aveva bisogno di trovare il passaggio dal quadrato, doveva passare attraverso il cerchio grazie. E quindi cominciano tutte le lucubrazioni, telefonate lunghissime dove ci raccontiamo la rapa e la fava e ci comprendiamo vicenda, perché la destrutturazione per chi ha strutturato poco è semplice, per chi ha strutturato tantissimo è molto più complicata. È molto più complicata perché poi fondamentalmente una parte di te si identifica con tutto il percorso che hai fatto. La fatica è incredibile. Io vorrei tantissimo rifare tutti gli studi che ho fatto con gli occhiali che ho oggi. Sì, ma sarebbero illuminanti. Perché oggi il meccanismo di codifica sarebbe completamente diverso. Allora la mia mente era... Puoi dirgli quello che voglio sentirsi loro, ma nessuno ti vieta di fare anche un'interpretazione diversa come quella dell'articolo 10 e magari qualcuno si potrebbe smuovere, magari non muore dopo... Tesoro, assolutamente consenso negato. Grazie. Comunque no, non voglio fare assolutamente, ma soltanto quello che volevo dire è che tutta questa cosa qua funziona, serve la nostra parte razionale perché si dia una base, un senso alle cose, perché siamo cresciuti. Esattamente, questo è. Questo è, perché sennò diventa un atto di fede che però non è sorretto dalla parte razionale, tu comunque non sei integro e non c'è. E quindi... Per un motivo, perché è la mente qui che crea la natura, cioè è la mente che crea la materia, la mente che pensa, dentro su se stessa, diciamo, e crea la penna, il quaderno, la sedia. Quindi se non convinci lei, è un po' difficile che vada qualche parte. Infatti, ecco, io adesso faccio un'anticipazione sui documenti, sono piccolissima. Le tre parti in realtà sono un po' di più. Quanti siamo qua? Io sono eterna, essenza, incarnata, anche percepita come Barbara. Siamo meravigliose stelle a cinque punte. Per punte lo stesso. Comunque niente, chiudo subito velocissimamente. Tutta questa cosa è fondamentale, va compresa, però poi, secondo me, va trascesa e va trascesa
attraverso il diritto. Tutta questa cosa qua va benissimo, però poi il diritto naturale c'è, esiste, ma il diritto naturale arriva da dentro. Non potrà mai, questa roba arriva da fuori. Questa roba arriva da fuori. La legge. La legge naturale è la legge innata. Lo sappiamo tutti che non si ruba. Lo sappiamo tutti. Però... Esatto, ma la legge naturale è la legge del più forte. La legge della natura è quella dove il leone uccide la gazzella. Quindi in questi documenti di cui stiamo parlando non si parla di legge naturale, si parla di legge universale. Siamo saliti a un livello dove addirittura anche la natura sottostà a delle regole. Sottostà alla gravità, sottostà alla risonanza. La legge serve soltanto perché l'uomo inconsapevole ha bisogno che qualcuno gli dica come si deve fare. Nel momento in cui l'uomo diventa realmente consapevole ed evoluto, la legge non serve. E quindi rimane così. Quindi devo trovare un altro lavoro. No. Un po', poi quando non avrò nessuna utilità, ok. E dai, dimmi. Sì, bravo. No, allora, la consuetudine nel nostro ordinamento esiste come fonte di ultimo di rango deteriore, la più bassa. Come dicevo prima, regola materie, nel senso che non possono essere regolate dal codice. Ad esempio, non so, in una zona montana la caccia si può fare da febbraio a maggio, non è che il Parlamento si può mettere a fare un codice di questo. Quindi la consuetudine è ciò che le persone fanno da sempre. E nel nostro ordinamento la consuetudine ha un valore pari a zero, cioè non può ovviamente regolare nessun'altra materia che non sia cose spicce di questo tipo. Nel diritto internazionale, quindi nell'altro ordinamento, la consuetudine capovolge la piramide, va al primo posto, capisci? Quindi se tu stai nel nostro ordinamento e ti occupi dei diritti della Costituzione italiana, la Costituzione vale come due ticche. Ma se tu invece vai nell'ordinamento internazionale, è fonte di primo grado. E quindi, ma tu come hanno fatto a passare da questo a quell'altro? Con l'articolo 10,1. Cioè, capito? Sono geniali, sono menti raffinatissime, che hanno raffinato l'arte di mettercelo in quel posto, ma è evidente. Quindi, un'altra cosa che volevo... Sì, ma non potete farmi... Cioè, lui è Alfredo, un altro mio carissimo amico, ma non potete farmi le domande a casa, al telefono? Cioè, perché io so già dove... No, vieni. No, dai, sto scherzando. Dai, non farlo offeso. Secondo me è una di quelle domande che... Allora, di quelle domande che mi fa mandare la pubblicità perché non so cosa dirti. No, niente. Sì. Allora, praticamente questa è una definizione, questa è bravissima. Allora, io non ho certezze su quell'argomento lì. Allora, quello che vi ho appena detto, anzi, bravo, hai fatto bene a dirmelo. Voglio distinguere ciò di cui sono certo, ok, da ciò che invece non ho potuto verificare. Cioè, allora, no, sul fatto che la consuetudine sia fonte di primo grado, cioè, non sono certo io, è certo lui, ok? Ed è certo tutti gli internazionalisti. Sul fatto che affinché si abbia consuetudine, sembrerebbe che poi richiamando la consuetudine se sei in grado di trovare che quella condotta sia anteriore al 1066. Non so, il mercato è anteriore al 1066 dopo Cristo? Direi di sì. Cioè, quindi il commercio... è comunque sì, però per dirvi che comunque sia, è consuetudine se quella condotta è quindi è portata avanti da tempo immemorabile. In un sito visto 1066, prendetela così, nel senso, poi magari qualcuno di grandi... Io ho trovato 1066, ho trovato i ricercatori dicono... Io ho trovato che dal 1066, sì... Sì. No, scusate, un attimo. Io ho detto 1066.
forse oltre. Ah, scusate, no, avete ragione voi. 1066 era praticamente il common law che si è inserito, cioè praticamente è stato creato dai romani con la conquista della Britannia, mi sembra, sì. Ah, scusate, un'altra cosa che tra l'altro rende difficile questa ricostruzione, c'è anche sulla parte storica, ecclesiastica. Cioè, capite perché gli avvocati fanno fatica a studiare questa roba qua? Io per primo, perché presuppone che la conoscenza della storia e la parte del diritto ecclesiastico, l'abbiamo fatto. E voi capite un'altra cosa, perché, scusate se faccio qualche divagazione, perché stanno distruggendo sistematicamente la scuola? E perché stanno creando queste 100.000 specializzazioni? Per cui se vai dal medico, come è successo a me per il piede, per un problema plantare, dice no, io mi occupo solo di alluci. No. Giuro! C'è una specializzazione per l'altra parte del piede. Cioè, ma perché è voluta? Perché più si sviluppa una cultura parcellizzata, più sarà impossibile per quel soggetto avere una visione d'insieme. E quindi una conoscenza filosofica, che è quella che avevano i nostri cari filosofi, non può più esserci perché hanno traslato quella che è l'attività della catena di montaggio sul piano culturale. Per cui, se sei un insegnante di storia, puoi non sapere niente di filosofia, puoi non sapere nulla di diritto ecclesiastico, puoi non sapere nulla. Quindi, è questo il modo per evitare. È una forma di dividita. Ecco perché è richiesto una conoscenza globale per poter capire questo argomento. Se ne manca un aspetto, diventa complicato. Per me, ve lo dico subito, in anteprima mondiale, fa pesante capire la parte economica. Fortunatamente mi sono scelto Federico, che lavora con Germán, peraltro, anche per questo, perché non conosco l'economia, nel senso non devo studiare. Quindi quando mi parlano di bond e quant'altro, a me non viene spontaneo, non mi appassiona. Adesso che capisco, quando uno sa quali sono le proprie vulnerabilità, si mette lì e si studia, se vuole studiarsi e se vuole capire questo meccanismo diabolico. L'ultima cosa, quando c'è un'altra cosa, Federica ha ragione quando lei dice che, insomma, uno può anche autodeterminarsi senza conoscere questa parte qua. Però io ricordo che si arriva alla verità, o comunque sia a quell'elevazione, passando dalla parte razionale alla parte spirituale. La Divina Commedia ne è un esempio, è un percorso iniziatico. Non è un caso che Dante venga preso, accompagnato da Virgilio, che rappresenta la ragione, ok? E che gli spiega tutto il meccanismo dei gironi, cioè nell'inferno, e gli spiega però come funziona, a quale logica risponde. Poi Virgilio passa la mano e da Dante lo porta, lo sfida alle mani di Beatrice, che rappresenta, io dico la spiritualità, Federica dice l'amore, però c'è bisogno di questi, entrambi questi elementi, per cui voi dovete capire questa parte tecnica, perché se non la capite, sei fregato. Perché chiunque del sistema potrà dirvi no, ma non è una cazzata. E se voi non siete in grado di ripercorrere tutti questi elementi qua, anche la vostra convinzione ne verrà in qualche modo minata. Io mi occupo di questo, la parte spirituale, poi se no mi occupate voi. Sì, è da lì che viene fatto, quindi la prassi deve essere dimostrata dal 1189, perché c'è la consuetudine. Quindi, quali sono i due elementi della consuetudine? La prassi, e l'altro aspetto invece è la parte del fatto che le persone devono ritenere che quella condotta sia vincolante. Elemento oggettivo e elemento soggettivo, affinché si abbia una prassi. Ci siamo? Cioè, tu devi ritenere che quella cosa che viene fatta, devi ritenere che sia vincolante. Ti faccio un esempio. Noi pensiamo che andare a scuola sia obbligatorio. Anch'io lo pensavo fino a 7 mesi fa. Poi ho scoperto che in realtà la legge non dice che devi mandare tuo figlio a scuola, devi dargli un'istruzione. Quindi la prassi è il fatto che il soggetto vada a scuola e il convincimento è che tu ritenga che sia obbligatorio che tuo figlio vada a scuola. Quindi la consuetudine necessita dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo. No. Bene, però. Adesso stiamo capendo che quello che hanno fatto in modo legale. No,
sono i più proprio menti alla fine. Allora cerco di essere tanto che mi conosce, cioè. Sono il suo amico. Sono la parte nazionale un po' estrema di loro due. Lui ha fatto un discorso molto importante sul fatto della razionalità e del fatto di credere nelle cose, no? Allora io vi invito a riflettere, quello che potete andare a cercare su Wikipedia, si chiama errore pre-trans. Normalmente noi vediamo le cose in un modo e non l'altro, bianco-nero, no? E mentre mi faccio vedere questo fatto qua, io vedo lo yin e lo yang, il fatto, il common law, le cose che si incrociano e tutto il resto, quindi non ci trovo niente di male, non è che ci hanno messo il culo, anche noi lo mettiamo il culo a loro. Poi non ti spiego perché. Poi, questo è di gusto. Comunque, in generale, alla fine, l'errore per trans, che è stato studiato, no, è sul fatto che se tu vedi le cose in un modo, ma non le vedi in maniera gerarchica, no, tu non riesci a capire. Faccio l'esempio. Quando siamo piccoli, crediamo nelle cose che ci dicono, ok? Non so, Dio, quello che è. Crediamo nelle cose che dicono. A un certo punto ci scatta un concetto di razionalità. Okay? Nel concetto di razionalità metti in dubbio quello che ti hanno detto. Ok? A questo punto succede il fatto che normalmente c'è una roba per tutte e due, nel senso dici, ma è giusto questo, cioè razionale contro razionale. Invece c'è anche il concetto che si chiama transrazionale, cioè vai sopra, perché anche sopra la razionalità c'è una verità, no? E quindi il fatto era, l'esempio che mi ha fatto, che lo capiscono tutti, è praticamente se una donna può abortire o se deve andare in guerra, no? Allora dici, perfetto, se lo Stato mi dice praticamente che devo andare in guerra, io praticamente vado in guerra, ok? Poi ci sono due che non vanno in guerra. Uno che dice no, perché io sono un essere divino, supremo, quel cazzo volete voi, no? E alla fine come un bambino non seguo le regole, ok? Perché praticamente il mondo è intorno a me, alla Vodafone, no? Il mondo gira intorno a me perché sono supremo, divino, pentastellato, roba del genere. No? E, oppure praticamente perché io vado oltre la razionalità, e quindi dico, ma in realtà sono contro per questo e questo motivo. Quindi nel mondo, no, le persone normalmente fanno questi grandi casini perché non riescono a vedere questo fatto, perché diventa, io bambino faccio quello che voglio, no? A un certo punto il genitore dice, no, aspetta un attimo, ci sono delle regole, perfetto, io seguo le regole, allora a un certo punto seguo le regole perché mi arriva la Ferrari, no? A un certo punto dice, guarda papà, io ho seguito tutte le regole, me la mandi la Ferrari, dice, no? Guarda, anche se segui le regole, non c'è la Ferrari, allora salti in un altro livello in cui vai orientato praticamente agli obiettivi e così via. Non vi faccio tutta la cosa. Si chiama dinamica delle spirali. È il motivo per cui in Sudafrica non hanno fatto, quando è uscito Mandela non c'è stata la rivoluzione, tutto il resto, hanno applicato queste cose qua. Potete andarla a vedere, spiral dynamics si chiama. Poi dopo io sono invitato qua, non volevo parlare, ne parlo. Se parliamo praticamente di frequenze, allora dobbiamo andare sulla frequenza vera spirituale, che è il concetto di non dualità. Perfetto. Nella non dualità, sapete perché non si ruba? Perché è tutto uno, non puoi rubare te stesso. Quindi in generale, questa cosa qua, in cui io sono qua e sono invitato e sono venuto qua a un punto per divertirmi, diventa il fatto che qui è noi contro loro. Poi, se vi va bene fare noi contro loro, perché è la nuova praticamente Netflix 4, così trovate un motivo perché la vostra siete infelici, quindi sapete perché siete infelici, va bene. Io vi invito solo a riflettere, che nello yin e nello yang, che questo e quell'altro, ogni volta che facciamo noi contro loro, creiamo separazione, che viene fuori il casino. Ok? Quindi attenzione su questa roba qua, perché sennò siamo dei bambini, no? Che scoprono, ma no, faccio quel cazzo che dico io. E dato che nessuno qua è illuminato, o almeno, non so se qualcuno si altri dice, io ho raggiunto la verità suprema, dentro di noi c'è il cazzo di bambino che vuole fare quello che dice lui. No? E le regole sono quelle praticamente che dice, guarda, sei sempre fatto così. No? Il papà dice, guarda, alle 8 si mangia. E tu dici, no, cazzo, non voglio mangiare, voglio fare in un altro modo. Quindi qui io vedo questo giro. Poi io ve la metto così, perché nelle discussioni sai che l'abbiamo fatta tante volte e mi piace questa cosa qua, perché assolutamente è Netflix 4, cioè piuttosto che guardare La Casa di Carta, piuttosto che The Crown, mi faccio questa roba qui, è più divertente, no? Perché 4D. No, solo, allora, no, è solo non perché vuoi cambiare il sistema, perché è divertente, cioè il famoso Satchitananda dell'induismo, cioè
è divertente parlare di queste cose, cioè è fantastico, bellissimo. Ma non perché si cambia il sistema, perché il sistema è l'universo e comprende sia noi che loro, ok? E cambierà per definizione. Questa è la mia visione. Poi dopo. Dai, tanto grazie. Come si chiama il tuo amico? Alfredo, aspetta un attimo, dove vai? Lo scappi. Allora, è verissimo quello che hai detto. E l'ho premesso. È trendy. L'ho premesso che se andiamo a parlare di noi e di loro, abbiamo ancora che non abbiamo capito che in realtà l'uno è l'uno. Infatti noi è, no? Noi è, vuol dire noi tutti, mica noi e loro, ok? Se ne parla perché sono una creatura. Se vogliamo parlare di questo argomento, io direi che stasera a cena ci abbiamo tutto il tempo di fare due chiacchiere, ma mi permetto solo di dire che qui siamo nel fare, però. Se siamo sulla montagna, aspettare che l'entropia raggiunga il suo equilibrio, siccome qui hanno usato proprio il divide ed impera per rallentare l'entropia, abbiamo usato, va bene così? Non volevo confondere le idee. Abbiamo usato noi, attraverso le nostre creature, il modus di rallentare l'entropia. Che cosa succede adesso? Che se noi questa cosa la riportiamo alla verità, che siamo tutti uno, l'entropia aumenta velocemente. Ma qui si basa sul concetto dello spazio-tempo. Chi cazzo l'ha detto che deve andare veloce e raggiungere il prima possibile la pace? Il film può durare anche 70 anni o 2400. No, attenzione, no, bisogna guardarlo. Perché questo è lo stesso concetto, un mio carissimo amico medico, che l'uomo follemente li trae la vita, sul fatto che bisogna salvare quelli che muoiono di COVID e tutto il resto. No, perché la vita si allunga per definizione. Un attimo, se il sistema andrà comunque sicuramente all'equilibrio, perché l'uno è uno, quindi si sta divertendo per tutta questa roba qua, mi metto semplicemente a mettere in discussione il fatto è ma perché cazzo deve andare più veloce? In base a quale regola? Aspetta. Alla regola che dell'equilibrio, perdonami, aspetta, alla regola dell'equilibrio, se io sono intervenuto sulla normale costante dell'entropia, intervengo e rallento per bilanciare questo, visto che parlate di bilanciamento, io ho bisogno che lo rimetto nella stessa posizione. Tutto qua. Sì, io mi diverto. Ma c'è gente che si diverte. Fermati, allora, un attimo, parliamoci chiaro, no, di sta roba qua. Sì. Va bene, ma allora tu sei qua perché c'è una certa frustrazione, no? Perché potevi nascere o sul balcone o nascere in Germania al tempo degli ebrei e tutto il resto. Il problema qual è? Ti sta sul culo, no? Che in questo momento ha questa situazione qua in cui è minata la tua libertà. Ma se finché tu ti identifichi questa cosa qua, sarà sempre minata la libertà. Sempre. Grazie, è scappato. Allora, intanto che Pier torna, allora è chiaro che giustamente stai dicendo delle cose importanti, vere, ma allora è sicuramente giusto quello che stai dicendo. Il punto è che qui adesso o lasciamo che il programma si ripresenti nell'infinito, oppure decidiamo che cambiamo gioco e ci divertiamo stavolta. L'hai detto tu, ci vogliamo divertire, stavolta ci divertiamo e lo decidiamo noi quello che facciamo consapevolmente. Abbiamo scoperto in diretta Riccardo Cuor di Leone, l'inizio del Trust Common Law. Ottimo, perfetto. Allora, adesso vado un pochino più veloce perché questo non vorrei. Quanto ho? Vado? Fino a qua è tutto chiaro?
Però mi sembrava molto importante spiegare questo dall'articolo 10, tanto importante perché tutto parte lì. Allora, quindi dall'articolo 10,1 si passa direttamente al diritto consuetudinario, quindi common law, diritto consuetudinario. Quindi diritto del commercio internazionale, anch'esso consuetudinario, UCC, Universal Commercial Code, diritto dell'ammiragliato, diritto marittimo, Admiralty Law. Cioè, da lì quindi, prego. Allora, non è una doppia, nel senso che il problema di fondo è che tu pensi di essere regolato dal diritto nazionale, filosofico. In realtà loro ti stanno regolando col diritto internazionale e quindi con tutta questa roba qua. Ma tu non lo sai. Certo, assolutamente, perché adesso che lo sai, tu la smetti di difenderti con la Costituzione, perché la Costituzione viene, cioè, è sotto. Quindi certo, il problema stava nel fatto di tutto che noi non lo sapevamo. Quindi tu continui a difenderti con la Costituzione pensando che sia conto di primo grado, perché così te la vendono, in realtà tu da adesso in poi cosa devi fare? Devi impararti tutta quella roba lì che tu non sapevi nemmeno che avesse potere su te. Capite? Questo è il grande passaggio. Adesso lo sai, perché devi impararti cos'è il common law, il diritto internazionale, la legge dell'ammiragliato e l'UCC, che se andiamo a vederlo. È chiaro anche a te? Sì, è dentro lì, cioè è dentro lì, però almeno adesso abbiamo fatto tutto il percorso come si arriva lì. Ecco perché dico che il percorso è assolutamente legale. È tutto legale, ma non poteva essere altrimenti. Loro non, cioè, e ce l'hanno detto, l'articolo 10 era lì presente. Noi non l'abbiamo letto per quello, ma lì era lì, che ce l'hanno detto. Andiamo avanti. Legge dell'ammiragliato, allora non me la leggo, però insomma, anche da Wikipedia l'ho preso. È un corpo di legge che disciplina le questioni nautiche e le controversie marittime private. Il diritto ammiragliato consiste sia nel diritto interno sulle attività marittime che nel diritto internazionale, per cui quindi la, dentro la Costituzione ci trovate la legge dell'ammiragliato e quindi insomma andate a vederla. Ma qua ci sono le materie trattate dalla legge dell'ammiragliato e fa riferimento a questa convenzione delle Nazioni Unite, per cui ovviamente insomma non ha senso adesso perché non so se c'è. Quindi, però la legge dell'ammiragliato, ecco, arriva una cosa molto interessante. Allora, il gruppo ricerche sa benissimo che quando facciamo queste ricerche io cerco sempre non solo i documenti, ma le sentenze e i riscontri da parte del sistema. C'è stato uno Zoom a cui ho partecipato, cioè c'era un Zoom Barra e ho partecipato anch'io, con l'avvocato Morigia, non so che lo conoscete. L'avete visto, giusto? Allora, lì praticamente abbiamo affrontato il tema dell'articolo 10,1. E Barbara mi ha fatto, è stato bravo, messo in moto una bella strategia. E ho detto, sì, è vero, in realtà no, io ho detto quello che devo dire, lui c'è, insomma, è venuto, come dire, ha mangiato la foglia, e che cosa dice? Viene messo un comunicato dove scrive, allora, c'è tutta una spatafiata su, sulla questione, sulla chiarelle che ha coinvolto Barbara e quella gentile, però poi, e di quello non ce ne frega nulla, dice, comunque, l'articolo 10, primo comma, della Costituzione recita: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tale norma super primaria, cioè neanche primaria, super primaria, apre pertanto ad una interpretazione per giuristi di diritto costituzionale e internazionale sicuramente interessante ed importante. Comicus, conseguentemente, quando ce ne sarà l'opportunità, organizzerà confronti dibattiti a livello giuridico. Cioè, siccome io l'avevo detto, guardate che con quell'articolo si applica il diritto internazionale, non solo i trattati, e lui addirittura ci ha messo il peso della banca, e lei, certo, chiaro, questa cosa è una cosa ovvia. Infatti, è da un compromesso che hanno dovuto accettare. Voi capite che, allora, questo è un documento emesso dal Comicost, quindi Avvocati per la Costituzione, in cui dice, quello che tu hai detto, quello che voi dite, non è una cosa assurda, anzi, quella norma è super primaria, quindi è ancora più importante delle altre, e quindi lo scenario, che l'interpretazione che voi date, non è una cagata. Non è una cosa per complottismo o un'interpretazione contra legge, no!
apre scenari interessanti ed è importante. Voi capite che è un riconoscimento, non, certo non è un tribunale, però sono avvocati, è un comunicato ufficiale. Però cioè, è comunque interessante che ci siamo esposti a metterlo nero su bianco. Questo avremmo potuto dire tranquillamente, no, noi ci discostiamo da questa interpretazione, è un'interpretazione che non è conforme alla... C'era anche un costituzionalista lì durante l'incontro, non ha detto nulla, non necessariamente chi non dice acconsente, cioè non sempre, però è strano che non sia intervenuto nella sua materia, quindi vuol dire che è possibile che aderisse a questa impostazione. Andiamo avanti. Ok, cosa succede? Prima vi ho parlato di quel signore che, cioè, quando stavo lasciando tutto perché era troppa roba, non ne uscivo capo, mi chiama questo signore e mi dice: leggiti questo libro, L'ex Mercatoria, che è qui. Allora, per chi non lo conoscesse, Francesco Galgano, non so se lo conoscete, sì, lo conoscete, è un accademico puro, cioè tutti, da me a Federica, tutti quelli che hanno fatto studi giuridici, abbiamo studiato diritto commerciale sul Galgano, sul Capolasso in realtà, però il Galgano era uno dei due nomi, quindi è accademico puro. Quindi qua c'è il suo curriculum, andiamo avanti. Allora, io vi ho messo semplicemente il consiglio di leggerlo perché qua c'è scritto una cosa molto interessante, vi leggo solamente la copertina che dice: la storia del diritto commerciale è storia di un particolare modo di creare diritto, l'ex mercatoria, non solo per la materia regolata, ma anche e soprattutto perché è diritto creato dagli stessi mercanti, è creato con i caratteri di un diritto universale dei mercanti. Si assiste ora all'emergere di una nuova lex mercatoria, anch'essa direttamente creata dal ceto imprenditoriale, anch'essa destinata, come l'antica, a reggere, come l'antica, a reggere in modo uniforme al di là dei confini nazionali, l'intero mercato mondiale. Quindi cosa dice? Conferma, ci sono un terzo di video, che noi siamo veramente regolati dalla legge mercatoria, dalla legge del mercato. Quindi interessante, insomma, non ce l'avevo mai detto, adesso lo scopriamo. E ce lo dice, ripeto, un docente di diritto commerciale. Andiamo avanti. Per cortesia. Vabbè, questo non abbiamo tempo per leggerlo. Andiamo. Ok, arriviamo allora adesso con il gruppo di ricerche. Allora, io ho voluto avere la conferma, cioè cercare i riscontri di quello che Barbara dice. Nel senso che ovviamente non ho potuto fare riscontri su tutto, quindi io vi do il riscontro di quelle cose che io ho verificato, ok? Tutte le altre è un work in progress, quindi su queste io mi sono fatto la mia idea. Allora, succede quindi che Barbara dice giustamente, dice che noi, cioè che parla di questo trust. Come hanno fatto però ad adottare questo trust? Se nel nostro ordinamento giuridico non si parla di trust? Certo, sì, però l'istituto del trust, abbiamo anche il fondo fiduciario, che è una forma di trust. Però l'istituto di trust nasce nel sistema di common law. Perfetto. Quindi si applica il trust grazie all'articolo 10, vedete che è quello il salvacondotto? Quindi è possibile che siamo arrivati a un trust? Sì, perché l'articolo 10 ce lo permette. Allora, andiamo oltre. Quindi, allora, questo è appunto, lo trovai fino a qualche, quindi trust, questo non è importante, andiamo oltre. Allora, arriviamo all'Uniform Commercial Code. Allora, questo libro fa riferimento all'Uniform Commercial Code, che quindi è il codice che regola 50 paesi, il codice commerciale che regola tutti i paesi degli Stati Uniti. E che però sembrerebbe, perché io non ho potuto verificare, che venga utilizzato anche in ambito commerciale da tutti gli Stati. Cioè la lex mercatoria sembrerebbe far riferimento all'UCC. UCC che noi abbiamo anche la versione in italiano. E voi sapete tutto il ragionamento quindi dell'UCC, ok? Quello di cui ha parlato Barbara, lo conoscete l'argomento. Quindi sono andato a vedermi se esiste questo codice, ed esiste, e qual è l'estensione di applicazione.
Allora, andiamo, allora, vai oltre? Andiamo oltre, non ce la facciamo. Allora, che cosa succede? Allora, Barbara nei suoi incontri parla del UCC Financing Statement, che quindi è praticamente quella dichiarazione che il debitore fa all'interno dell'UCC. Allora, se c'è una cosa che a me aveva molto sorpreso e per me non era credibile, nel senso che da giurista italiano, cioè, è impossibile. E quando lei diceva che questi avvocati avevano fatto, questa avvocatessa aveva fatto un affidavit, e con questo affidavit praticamente lei aveva fatto una dichiarazione dicendo questo e quest'altro, vi do un termine, se non mi rispondete, è come dico io, per il nostro ordinamento è una cosa che non esiste. È vero che esiste, anzi, guardare oltre per cortesia, andiamo alla parte che ci interessa. Questo è un formato dell'UCC Financial Statement, ok? Quindi ha questa forma. Quindi se voi andate, se voi fate quindi uno statement dell'UCC, ha questa forma. Vai oltre? Allora, quando praticamente viene fatto un affidavit, cioè l'affidavit, allora, l'UCC prevede questo sistema di regolamentazione dei rapporti, che è totalmente diverso da come lo regoliamo noi. Cioè, nel nostro diritto, tu per poter portare, per poter avere, per poter ottenere per poter ottenere che un diritto ti venga riconosciuto, devi fare un processo. Nell'UCC invece, la legge del mercato, quindi, non c'è questo meccanismo. È quella che io penso di poter definire una degiurisdizionalizzazione. Cioè, è tutto molto più semplice. Cioè, è vero, ve lo confermo perché l'ho visto, perché sono approfondito, che nell'UCC il creditore, o comunque il soggetto, fa una dichiarazione, quindi un sworn statement o affidavit, dove praticamente da una dichiarazione giurata si prende quindi delle responsabilità e dice questo e quest'altro. Poi al termine, da un termine alla controparte, e se la controparte in quel termine non risponde, quindi non dà le sue ragioni, non contesta e non confuta, quel diritto, quell'affermazione diventa definitiva. Per noi giuristi italiani, ripeto, era una delle cose più insormontabili, perché diciamo, è impossibile. Ma come può essere? Perché pensavo che fosse impossibile? Perché la pensavo veramente da giurista italiano. Mentre l'UCC, che è legge del mercato, capite che la legge del mercato non può tollerare i tempi di un processo. Quindi il sistema di common law prevede proprio che la questione tra debitore e creditore venga risolta evitando di andare in giudizio il più possibile. Provate a immaginare quando ai tempi in cui il commercio era via mare, secondo voi, se c'era un problema che riguardava una spedizione di merci deperibili, mica si poteva andare a fare un processo, ok? Quindi per loro, per il sistema americano, la tua dichiarazione giurata è una dichiarazione di verità, e se tu menti vai in carcere. Avete visto, non so, probabilmente l'audizione di Mark Zuckerberg che ha fatto. Lui non sa che non può mentire. Nel nostro ordinamento, invece, l'imputato può mentire, non commette il falso. Ecco perché per un giusto italiano era difficile. L'imputato sì, perché risponde al principio che tu non puoi collaborare, essersi accusato te stesso. Per cui, mentre nel sistema dell'UCC, il fatto che tu non risponda conferma. Infatti lo scritto è praticamente il termine per la confutazione. Ogni obiezione, confutazione o domanda riconvenzionale counterclaim a questo documento o ogni porzione deve essere offerta entro 20 giorni. Se nessuna obiezione, confutazione o domanda riconvenzionale, la domanda riconvenzionale è tu mi chiedi 10, perfetto, io se ne chiedo 30 perché ho subito un danno, ok? Allora, se questa cosa non avviene, ok, l'informazione, la dichiarazione, sono come accettate, ok? Quindi, è vero? Sì, perché se tu ti dato un termine, in quel termine decidi di rimanere inerte, diventa verità. I 28 giorni, sì, qua sono 20.
A me sembrava assurdo un termine così breve, perché ripeto, la testa è la testa del legale, che dice, ma minimo sono 30 giorni, ma soprattutto non esiste per noi un metodo, cioè non funziona così il nostro processo. Se tu non ti presenti al processo, non è che il giudice dà per accertato tutto quello che è scritto in una citazione. Un processo lo deve fare, sicuramente più snello, perché non c'è la difesa, però mentre nel sistema del mercato sì. Per cui è plausibile quello che dice. Sì, perché nel sistema di UCC c'è e funziona. Quindi questa parola ti dico che ho un certo grado di certezza. UCC è, sì, l'UCC praticamente è il codice commercial, Uniform Commercial Code, che ha lo scopo di uniformare la legge, lo scambio dei beni e servizi e dei mercati. Cioè è un codice che uniforma l'attività del mercato, gli scambi commerciali. E quindi anche il tipo di... sicuramente anche non hanno voluto prevedere uno strumento per dirimere le controversie, ma è molto più veloce. È molto più veloce e soprattutto è tra le parti. Hai 20 giorni, non confuti. Perfetto, allora niente, quello è. E quindi è così. Quindi il pignoramento di cui parla lei, tra l'altro, la disclosure, anche quello mi sembrava assurdo, ma in realtà con l'UCC è possibile, perché tu puoi procedere al deposito dell'atto di pignoramento solo se l'atto precedente è stato depositato e non è stato contestato. Ci siamo? Però questo funziona. Poi è partito l'annuncio della previsione mondiale, perché era già depositato, cioè lei aveva detto se non fai questo, non faccio questo, perché c'è un problema della vitale. Però rimedio, cioè se non fai questo, se non è vero quello che dico io, tu non me lo computi, allora questo è il rimedio, la compensazione, è il risarcimento. Allora, ho trovato un manuale, anche me l'ha mandato il gruppo ricerca, che è Mastering the Uniform Commercial Code, quindi padroneggiare l'UCC. Andiamo alla prossima slide. Allora, questi sono alcuni principi. Principio della verità e della sfida dell'UCC. Allora, in commercio la verità è sovrana. La tua parola è il tuo bond. Io non so il bond come si traduce in inglese, in italiano. È il tuo legame. Ok, quindi nel commercio, quindi la verità, la tua parola è il tuo obbligo, ok? Se la trova, allora, il truth were not sovereign commercial, okay. Allora, la verità viene espressa nella forma dell'affidavit, che affidavit ovvero dichiarazione di verità, ok? L'affidavit è la dichiarazione di verità, quindi l'UCC ti dice, tu devi intervenire con l'affidavit. L'affidavit a sua volta interviene, cioè nasce dal diritto canonico, ok? E quindi dice proprio in questo manuale, una affidavit è la tua espressione solenne di verità. In commercio, nell'ambito del mercato, una affidavit deve essere accompagnata e must underlay the form, the foundation for any commercial transaction whatsoever. Allora, nel commercio una affidavit deve essere accompagnata e must underlay. Underlay non lo so proprio cosa significa. Stefania? Qua. Must underlay and form the foundation. Deve sottostare e forma il fondamento di ogni transazione commerciale. Non ci può essere come transazione commerciale senza qualcuno che ci metta il suo collo in quella affermazione. Se questo è vero, corretto, completo e not meant to be misled. Quindi quando tu fai un affidavit, is a two-edged sword, it cuts both ways. Qualcuno si deve prendere la responsabilità per quello che dice, cioè la fila di tua dichiarazione ci mette, scusami, it cuts both ways, è un'arma totale, per cui se dici la verità non ci sono problemi, se menti la controparte fa un mazzo così. Ecco perché noi da italiani diremmo, va bene, chi se ne frega, quindi sto usando la fila di Carabis 3, dicendo Carabis 3 sei mia. Ha risultato al massimo questi diventi, e ho questi ragionamenti, no? Li portavo all'estremo, cioè i miei giorni non mi rispondono, mi divento il proprietario della Nestlé. Poi notate prima cosa.
Levitico. Numeri. Matteo. James. Non passi la Bibbia, perché la Bibbia è la prima legge del commercio. Tutti i riferimenti sono delle vite, per tutto si riferiscono proprio agli affidavit. Perché? Perché vi ricordo che l'UCC è stata costituita dalla Puglia. Dalla Puglia. Ok. Dal Vaticano. Sempre lì. Gira e rigira, gira e rigira, siamo sempre lì. Ok? Ecco, no, lo faccio notare perché è molto importante questa cosa, è fondamentale. Andiamo avanti. Allora, la affidavit l'abbiamo già detto, quindi è quello lo strumento. Ha quindi una valenza che non ha un omologo nel nostro ordinamento. C'è la dichiarazione, abbiamo l'autogiustificazione, l'atto notorio, però non ha quell'estensione, quell'efficacia. Nel common law, sì. Andiamo avanti. Allora, vabbè, gli effetti della non consultazione ce la siamo detta, quindi. Confermo che ha questi effetti. Ripeto, per un giurista italiano è una cosa che è per me era un ostacolo insormontabile, finché non l'ho visto. Per cui sono questa parte della questione. No, non ci provato, adesso. No, anche perché se parla del 3 mi rispondi fa un culo grosso con la domanda. Io ci provo. Allora, adesso vi vengo a dare alcune informazioni. Io non so, su queste io non ho fatto delle verifiche. Mi vengono riferite a un soggetto che sembra saperne molto. Quindi io ve le do, le verificate voi, però insomma mi sembrava giusto insomma, condividere con voi questa informazione. Allora, sembrerebbe che... Sì, perché la fonte è molto autorevole, però io non ho verificato, non per adesso, quindi... Allora, Repubblica sembrerebbe il nome di un accordo di bailment, il nome di bailment. Se lo chiamavano accordo con la monarchia, l'avremmo capito subito, cioè... Noi pensiamo, sembrerebbe, che Repubblica sia la res pubblica, cioè anche lì ci potrebbe essere, secondo me cosa c'è, secondo lui c'è, l'inganno terminologico, come persona fisica, persona giuridica. Cioè, Repubblica è un nome proprio che indicherebbe l'accordo con la monarchia. Allora, in realtà, se ci pensate, quando parliamo di monarchia, capisco cioè, che alcuni abbiano delle resistenze. Però in realtà, se voi guardate, in Europa quante monarchie ci sono? Cioè, qualche anno fa ero in Scozia, parlavo con una mia amica. Quindi Repubblica è il nome di questo accordo di bailment. Allora, accordo di bailment è un deposito, quindi è stato utilizzato lo strumento del common law, bailment. Quindi, dove praticamente il Presidente della Repubblica sarebbe il bailiff of bailment Repubblica, cioè è stato utilizzato questo strumento qua, bailment vuol dire deposito, cauzione. Quindi, se da quello che ho capito io, sembrerebbe quindi che abbiano dato, che la monarchia abbia dato in deposito, in deposito la terra italica, l'Italia, perché la gestissero con poi la struttura di cui parlava Barra. Questo è quello che dice con il trust. Quindi fanno riferimento quindi al quindi il presidente del bailiff, il disponente del trust. Poi il primo ministro sarebbe, secondo questa fonte, l'amministratore o il lieutenant. Lui era l'amministratore, non ha dovuto chiedere niente a nessuno perché lui stava amministrando come amministratore. E allora torna il fatto che ha utilizzato i DPCM, cioè vuol dire. Allora vedete, questa è una cosa interessante, cioè quando noi diciamo che quello che ha fatto è incostituzionale. Potrebbe essere, una domanda vera è, ma era conforme al diritto internazionale? Cioè, quindi è possibile questa lettura? Cioè, perché l'hanno fatto fare? Perché è giuridicamente fondata la cosa? Perché non c'è stata nessuna
contraparte il Parlamento, perché il Parlamento sottostà a questo accordo e quindi è il consiglio d'amministrazione che si sta, i consiglieri, quando il presidente del consiglio dell'azienda dice la decisione è presa, sono consiglieri, non c'hanno voto. Può aver senso allora, cioè in questa ricostruzione può aver senso che lui abbia legiferato con il PCM senza andare al Parlamento, perché? Perché può farlo, non secondo la Costituzione, ma la Costituzione ripete il fonte di terzo grado, dopo i trattati, dopo il diritto internazionale. Prego. E questa è una rivelazione, perché comunque sia... Devo dire una cosa, grazie, oggi avete fatto fare una giornata di studio, eh? Aspettate, perché un attimo, è la domanda, scusa Stefi, è arrivata un'altra intuizione. Guardavo Bale, perché Bale è la cauzione, no? Quando ti arrestano, you're out on bail, ti danno 10.000 euro, devi pagare 10.000 euro per uscire, no? È una cauzione, quindi il presidente è l'ufficiale giudiziario che regola le cauzioni, e quindi noi e beneficia, perché era grazie a tutti, però veramente non so se è stato chiaro oggi come lavora il noi è dietro le quinte di tutto quello che sta avvenendo qui oggi. Così funziona, non si prende tutto per oro colato, anzi si va a cercare, si va a capire cosa è successo, perché la parola, come ha detto Pier, lasciati guidare dalla ricerca, perché sarà la ricerca che ti porterà dove vuoi andare. Articolo 13. No, certo, è così. Cioè, nel senso che ecco perché dico che è tutto legale. Cioè, tu stai dicendo che è incostituzionale perché è contro la Costituzione, presupponendo che la Costituzione sia fonte di primo grado, ma tu non sei legato alla Costituzione, tu sei legato dalla legge, dal diritto internazionale. E se il diritto internazionale, se sei dentro questo, se sei in questo caso, io non so se lo siamo, da parte di non l'ho verificata, però sto seguendo un ordine, una logica. Se è vero quello, ha senso quell'altro. Per cui loro stanno rispettando la legge. Il vantaggio che loro hanno avuto fino adesso è che noi non sapevamo che eravamo riguardati da quella legge. Adesso che lo sappiamo, noi, come diceva peraltro la signora che è venuta prima, utilizziamo la stessa, perché l'UCC non nasce per difendere una parte contro un'altra, nasce per regolamentare i rapporti. Ma se tu non sai che lì dentro lo strumento che tu devi utilizzare, tu è come se tu lottassi con una pistola e questi hanno un bazooka. È ovvio che vincono. Perché loro hanno la zucca, tu hai la pistola, tu ti difendi con la Costituzione e loro si difendono con il diritto internazionale. E questo ci fa pensare a quello che pensava quello che dicevi prima, che secondo me quello che stanno facendo è cercare di cambiare la consuetudine. Cioè, se la Costituzione, la legge nel common law è la consuetudine, voi capite che stanno cercando di ricreare la consuetudine. Quindi se tutti vanno in giro con la mascherina e pensano che sia obbligatoria, danno vita lentamente ad una consuetudine. Però noi possiamo dire no, secondo il diritto internazionale tu non andavi in giro con la mascherina sicuramente dal prima del 1989. Io non sono convinto, io non siamo convinti di essere, diciamo, che è obbligatorio, quindi manca l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo, per cui tu non puoi far diventare legge la consuetudine, perché io te lo impedisco. Il problema è che se tutti però mettono la mascherina e sono convinti che sia obbligatoria, creano la consuetudine.
Ma nel piccolo, e mi tacito per un po', devo, no, ma ti devo correggere. In realtà la mascherina come concezione, cioè prima c'era la mascherina delle cioè, gli schiavi portavano le mascherine. Ok, però aspetta, però anche è vero che la portavano prima e poi tra l'altro ti interrompo perché si è creato un altro un secondo. Qui il ragionamento va, insomma. Sì, però allora sicuramente entriamo in un discorso complicato, cioè voi capite che finché rimaniamo nell'ambito del codicistico, prendi la legge, la costituzione e te la se entri nell'ambito della consuetudine, capite che i confini sono molto più sfumati, ma lo sono per noi e lo sono per loro. Ecco perché loro vogliono uniformare la condotta in una certa direzione, perché se crei la consuetudine ed è la fonte di primo grado, quella poi diventa vincolante per tutti. Ma grazie, perché mi hai dato un là grandissimo. Scusate, noi cosa stiamo facendo? Consuetudine. Noi stiamo usando documenti di consuetudine, è per questo che sono tutti uguali. Non perché dobbiamo fare tutti la stessa cosa, perché dobbiamo creare consuetudine. Ecco perché rispondiamo sempre con gli stessi documenti alle vessazioni della corporazione che vorrebbe che noi rientrassimo nei loro magazzini. E quindi è legge, lo sapete perché? Perché in realtà noi andiamo oltre il 1189. Quando l'uomo è arrivato qua non c'era nessuna consuetudine, non c'era nessuno Stato, non c'era nessun diritto, c'era solo la legge universale e la legge naturale. E è quella la nostra vittoria, noi lì ci rifacciamo. Non andiamo, sì, noi ci interessa il diritto internazionale e ci interessa perché la procedura OPPT è nel diritto internazionale e, guardate, lo chiude, ecco perché facciamo tanta paura e sono così preoccupati, perché lo chiude, ha chiuso tutte le corporazioni di diritto privato, il primo trust, ha chiuso quello dell'oro, ha chiuso tutto e ha lasciato in piedi solo la Bank for International Settlement. Perché? Perché a questo punto il popolo che cosa vuole? Il cambiamento noi l'abbiamo scelto, abbiamo deciso già che ci sarebbe stato un cambiamento, anni fa l'abbiamo scelto, ma non abbiamo ancora scelto quale. E lo conclusiamo, il tuo amico, aiutami. Alfredo, non abbiamo ancora scelto quale cambiamento. Siccome è tutto impermanente, non è detto obbligatorio che dobbiamo andare per forza in una direzione. Quindi a questo punto possiamo decidere quale cambiamento vogliamo. Ecco perché è così importante il fare, perché noi siamo il fare. Quale minoranza? Allora, aspetta, non capisco cosa mi vuoi dire. Allora, lei dice il fatto che siamo una minoranza incide sulla consuetudine? Incide a livello di coscienza. Non puoi pensare che un incosciente, non incosciente nel senso, ma senza la consapevolezza di sé, abbia lo stesso potere creativo e manifestativo di chi invece quella coscienza ce l'ha. Marco dice 1 a 25.000, quindi se siamo 1.000 siamo già 250.000, se siamo 5.000 fatevi il conto. Si può risvegliare. Questa fanfantasia ci ha aiutato tanto, comunque. Esatto. Non mi dispiacerebbe.
dovrebbe sapere cosa sta facendo quello che l'ha segato via. Allora, sì, no, ma quello è, scusate, allora, le elezioni americane, se vogliamo, dico due parole, però poi io lo ripasso perché vorrei che finisse, perché è importante quello che sta dicendo. Le elezioni americane, non è che Trump ha perso, Trump lo sapeva benissimo che avrebbe perso, eh? Ragazzi, lo sapeva che avrebbe perso, perché doveva venire fuori questo, doveva perdere le elezioni in quella maniera lì, per fare in modo che poi adesso gli stati americani si sono svegliati e stanno riconteggiando le schede, e è già venuto fuori, è già perso Biden, già si sa che ha perso Biden, quindi doveva farlo perché doveva uscire fuori l'apocalisse, la rivelazione. Scusate, le schede elettorali contraffatte americane sono partite dall'Italia. Una cosa sulla consuetudine, possiamo vederla in piccolo, proviamo, se noi andassimo adesso insieme, no? 30-40 persone in un supermercato senza mascherina, loro non potrebbero farci nulla. Cioè, e ci andassimo per un mese, loro ne prenderebbero atto, perché la maggioranza crea la consuetudine. Possiamo fare un esperimento, non possono fare nulla. Quando siamo andati 20 giorni fa, a oggi, ma quando siamo andati a Chivasso a dare sostegno alla Rosanna, eravamo in, cioè, 1000 persone almeno, forse di più. E c'erano i carabinieri intorno che ci guardavano e non potevano far nulla. Molto vigliacchi, tra l'altro, perché quando si tratta di fare 20 persone, cosa? Ah, c'era anche tu, c'eri? Quindi è quel razzo. Ah, scusami, ok. Ma perché? Perché la maggioranza fa la consuetudine. Il problema è che dovresti tenere quella condotta sempre per creare la consuetudine. Quindi nel piccolo, la minoranza deve per forza fare i conti con una condotta della maggioranza. Quindi è uscito fuori anche l'articolo falso che abbiamo preso la mente. Non sono morto. Ok? Per la Sarda, poi magari vi dirò anche perché diciamo per la Sarda in un territorio Sardegna. A Villa Sove è stato poi divulgato attraverso i quotidiani, i giornali, che era stato fatto un blitz. Sapete in quanti erano? Due. Sapete come stanno fatti? Sono usciti immediatamente dalla proprietà? Sono usciti perché la proprietaria gli ha detto, mentre loro erano con quei piedi dentro la proprietà, lei ha detto... Aspetta, uno. Lei ha guardato e gli ha detto anche l'altro. Erano solo in due. Quindi questo vi dimostra che cosa fa il mainstream, che cosa fanno i mass media. Io sono con Luca, mio figlio, il giorno dopo scuola la prossima. Quindi la miglior testimonianza chi è? Più che invece c'è la figlia, guardate, c'è stato, tutte bugie, tutte. Poi lo stesso giorno i 10.000 Bologna che prende la ciao. Questo che cos'è comunque? Il condizionamento. Quindi andiamo a dividere libera perché la gente ovviamente dice visto, però sostanzialmente l'Unione Sarda ci ha fatto anche un favore perché hanno detto che eravamo in parte senza mascherina e noi diciamo che eravamo tutti senza mascherina. La gente comunque sia, una domanda se la fa. Perché dice, scusate, ma perché non li avete arrestati? Perché non gli avete fatto delle multe, visto che c'è una presunta legge? Quindi, e poi cosa hanno detto anche? Che non c'era mangiare? Ah, Blanco, intanto Blanco, perché hanno rinominato la banda, Blanco. E poi cosa hanno detto anche? Che non c'era da mangiare? E invece a noi abbiamo mangiato e tutto. Ecco, proprio questi sono i mass media. E Stefania ve lo dice chiaramente che cos'è mass media? È la mess.
La messa, no, la messa, è la messa. Tant'è vero che noi paghiamo il... paghiamo, io non lo pago, lo dico subito. Il canone. No, questo è interessante, però è possibile che quando quella signora abbia detto qua tu non entri, è possibile che abbia fatto riferimento al diritto internazionale. Cioè, dovremmo andare a verificare, sapete che in America, nel Commonwealth, anche lì, il reato di... Sì, però, appunto, il trespassing, quindi è possibile che lei abbia detto, secondo la Costituzione tu potresti anche entrare forse, ma secondo il diritto internazionale tu stai violando la mia proprietà e quindi io ti potrei sparare e quindi tu non entri, quindi lei potrebbe essersi appellata a una norma del diritto internazionale che ha applicazione diretta, ma non solo quando vogliono loro, cioè anche quando ti devi difendere, è chiaro? E perché articolo 10,1, il problema è che le forze dell'ordine non lo conoscono, se non lo... No, certo, poi io ho problema di... Però, intanto, il fondamento giuridico ce l'avete. Cioè, non è come non avercelo, ce l'avete e spiegarvelo. Non sapranno una reata cifra, questi non conoscono la Costituzione, figurati il diritto internazionale, troppa grazia. No, però, vabbè, però, per esempio, sanno benissimo che se io guido ho bisogno di un di una licenza. Se io viaggio, no. Se io guido ho bisogno di una licenza che si chiama patente. Se io viaggio non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. Non ho bisogno di avere una patente per viaggiare. Non guido. Non guido. Sto spostando un mezzo. Sto spostando una macchina. Lo sto guidando. Ragazzi, guardate che lo sanno bene, anche perché è già successo di essere fermati e la finanza addirittura gli ha detto ma lei stava guidando? E lui ha risposto senza, non aveva i documenti. Gli ha detto ma lei stava guidando? E lui ha detto ma veramente stavo viaggiando? E lui se l'ha guardato e ha detto vada, va. Non possono. Volevo dire una cosa. Qual è la realtà? È la risposta dell'ignoranza. Non le sanno, lui mi dice che le normative non le sanno. Sì, sì, no, lo so che è impossibile. Lo so che lo dici per certo. No, io volevo solo dire una cosa sui mass media. Nel 2013 l'Italia era nella lista dell'informazione libera all'89 posto dopo il Burundi. Oggi è al 77 posto dopo il Burundi. Lo sapete cosa significa? Che l'informazione non è mai e poi mai libera in Italia. Vuoi dire qualcos'altro? Prego. Allora, facciamo finire Pier, poi io vi do una... Volete andare a casa? Allora, vado all'ultima cosa importante. Allora, qua facciamo una precisazione perché non vorrei poi... Allora, io vi sto parlando da un punto di vista teorico, ok? Cioè, la teoria è che... Cioè, quello che dico ha un senso, vi ho accompagnato a spiegarvi il come si... Cioè, l'avete capito com'è quali sono i vari passaggi? Questo non significa, però, che se voi ti appellate al diritto internazionale, questi qua non vi daranno la multa, questi qua non faranno, perché potrebbero farlo. Cioè, e poi voi dovreste poi difendervi nelle sedi opportune, ok? Cioè, quindi non prendete quello che vi dico come allora d'ora in poi faccio questo, cioè... Se il sistema farà di tutto per non riconoscerlo, ok? Perché non ha nessun interesse a riconoscerlo. Però adesso, quindi, ripeto, cioè io sono un avvocato italiano e quindi vi dico, sulla legge italiana, insomma, potete difendervi, sul resto dovete, non dico sperimentare, però sicuramente troverete estreme resistenze. Questo è chiaro? Cioè, un conto è la teoria e un conto è la pratica. Dal punto di vista teorico, secondo me, l'interpretazione che do io e poi dal comico è quella. Cioè,
Questi tre quadri di diritto internazionale, studiatevi i diritti internazionali perché lì che troverete è lì il bazooka, ok? È lì il bazooka. Poi il problema è che quello che noi cerchiamo sono i segni di cedimento del sistema e ne abbiamo trovato uno. Qual è la domanda che entrambi? Sì. Certo. Forza d'autorità. Allora, il problema è sempre che tu chiedi al sistema di sconfessare se stesso. Cioè tu chiedi al sistema di non riconoscere se stesso, per cui io non so come uscire da questa cosa, nel senso che io ti parlo, è una parte sua. La parte mia era farti capire come tu vieni regolato da un'altra cosa. Cioè se tu vai nel sistema, all'interno del sistema, il sistema ti regola con le sue leggi, ok? Io dico che mi hanno fermato un po' di volte, e mi sono appellato alla Costituzione, perché ancora non avevo enucleato questo passaggio ulteriore, e non mi hanno fatto nulla. L'ultima volta mi hanno fermato, e c'è stato, non so se posso detto in una zona, che stavo tornando da Piacenza e ero fuori il giorno. Allora, io non conosco i DPCM, perché non me ne frega niente. Cioè, non vedo perché devo difendere quei DPCM quando posso utilizzare la Costituzione. Quindi, quando mi chiedono cosa dice l'ultimo DPCM, dico non lo so. Non me ne frega niente. Quando mi hanno fermato e mi hanno detto ma lei è fuori regione e quant'altro, lo sa che adesso devo dare 400 euro di multa, io mi sono scandalizzato, ma come si permette il letto? Ho detto, ma o lei mi dà una multa da 400 milioni di euro, detto, oppure per nulla di meno rinuncio alla mia libertà, cioè trovo già offensivo che per loro la mia libertà deve essere 400 euro, detto, o lei mi dà una multa da 400 milioni di euro e forse ne parliamo. Questo ho sgranato gli occhioni per dire, oddio, la posso fare? Cioè, quindi io mi sono difeso così. Ma secondo me loro capiscono, percepiscono quando tu sei fuori, in un certo senso fuori dal sistema. Cioè, quando tu ti appelli alla legge naturale, poi tu non puoi evitarmi di spostarmi. Qualunque cosa tu dica, loro lo percepiscono. Poi devi essermi convinto. Perché sennò come si spiega che non mi hanno multato? Non solo perché non sono avvocato, perché alla fine, cioè, non alla fine, io ovviamente rispondo come tutti dei reati, però l'ho visto anche altre persone che non fanno il mio lavoro. Cioè, se tu li metti davanti questa cosa qua, loro retrocedono. L'hai fatto anche tu? Sì. Ci sono ancora fine perché mi sto male, io sono anch'io, alla fine. Ma tu sei stato ancora insomma, delicato. A me quando mi hanno chiesto mai dove sta andando, io ho detto a prostitute. È venerdì sera, io vado notoriamente a prostitute. Questo mi ha guardato così. Ma saranno cazzi miei, ma da quando in poi devo dirti dove vado? E per giunta non è nemmeno, reato. E quindi è divertente, io lo trovo divertente, io mi diverto. Il problema è che non mi fermano più, giuro, non mi fermano. Hanno scordato che non è una battuta, cioè ormai sono diventato invisibile. Nel mio paese non mi fermano più. Io faccio il tutto per farmi fermare, cioè non mi fermo, anche in giro vado in macchina. C'è qualcuno che mi ha detto, guarda che sei entrato nella quinta dimensione, gli ho detto, avrei capito, però mi togli il divertimento, perché è bello prendermi un po' per il culo, no? Perché sì, io non posso avere stima di chi cerca di limitare la mia libertà, non me ne frega niente della tua divisa. O tu sei al servizio del popolo e quindi sei al mio servizio, al servizio comunque, oppure per me sei il nemico. Oppure per me sei nemico, perché sei nemico della mia libertà, dei miei diritti e insomma del mio esistere. Vado all'ultimo perché poi scusa, io non voglio prendere tutto questo tempo perché insomma finisco due cose. No, ma figura, è che mi sembra di portarti da tempo, cioè sono.
Allora, due cose, queste sono veramente molto, cioè tutte importanti, però queste sono... Allora, io questa vado oltre perché preferisco andare avanti. Allora, qua praticamente questa fonte mi dice che Italy Republic of è una emanazione di Repubblica. Questa ultima è un accordo di custodia, bailment agreement, derivante dal bailage royale. Quindi andate a studiare questa cosa qua. Cos'è il bailage royale? Cos'è l'accordo? La provenienza è la stessa, che sarebbe appunto lo scrittore che diceva. Io poi facevo una domanda, puoi andare indietro un secondo? Io ho fatto una domanda, questo è ciò che trovate nella SEC, Italy Republic of. Io chiedevo, scusate, ma forse perché se io vado nella SEC mi trovo Italy is a foreign and sovereign government, cioè l'Italia è una repubblica, l'Italia è un governo straniero e sovrano. E come si concilia col fatto che dite che è una corporazione? E anche lì il problema, però, è un problema di parole. Potrebbe esserlo, è una definizione. Cioè, allora, governo, la parola governo non è... voi capite che anche nelle corporazioni c'è la governance. Si parla di governance anche del nostro ordinamento. Quindi... noi associamo la parola governo al Consiglio dei Ministri, giusto? Quindi tu dici governo uguale quell'organismo della Repubblica Italiana. Ma in realtà siamo noi che lo pensiamo. Cioè lui dice l'Italia è un governo foreign, sovrano e straniero. Allora io ho girato questa domanda a questa fonte e lui mi dice, vai avanti, per cortesia, l'altra, mi dice, lui mi risponde, con il suo governo sovrano e straniero, straniero rispetto a chi e a che cosa. Certo che non lo mettono in evidenza, il territorio italico oggi è terra, in terre nullius. Cioè lui dice non farti ingannare delle parole, cioè dice sovrano e straniero rispetto a cosa. Io su qua mi limito a darvi questa cosa qua, non, probabilmente sono troppo dentro per, non so come dire, per capirlo bene, nel senso, se non è alcune consapevolezze hanno bisogno di tempo. Io ho fatto questa domanda e lui mi ha risposto questo. È vero che la parola governo però è il governo della casa. Governo significa amministrazione. Ci siamo? Quindi non è nemmeno scritto quella... Ecco. E poi è andata a vedervi questa storia qua del bailment agreement derivante dal bailage royale. Cioè andate a verificare se queste informazioni sono corrette. Quello è lo stemma di Repubblica Italiana. C'è una B. Guarda, facevo notare un'altra cosa in questa perché la simbologia è importante. Le 5 stelle che per giunta sono contornate da una ruota dentata. Cioè, potrebbe essere che l'entità umana, l'uomo, sia all'interno di un meccanismo che lo tiene fermo. Perché, mi chiedo perché la ruota dentata, cioè qual è la simbologia? Tanto più che lo stemma è stato creato nel 34. Sembra anche un timone, è più un ingranaggio. Quindi l'uomo è un ingranaggio? Non lo so, la butto lì, però è interessante. Andiamo all'ultima parte. Allora, questa è di fondamentale importanza. Circolava una sentenza del Tribunale di Milano, non una sezione civile. Io non sapevo, cioè ovviamente ho messo in discussione che fosse vera e quindi insomma non sapevo neanche come recuperarla. Invece è vera la sentenza e me l'hanno fatta vedere il gruppo ricerche, perché non si vede nulla, ho cancellato meglio. Antonietta, ho cancellato bene stavolta? Ok. Allora, perché è importante questa sentenza? Praticamente i genitori, se vi ricordo bene la questione, però questo è, i genitori registrano, vanno in comune a registrare la bambina appena nata. La bambina viene registrata con il cognome in maiuscolo e il nome, prima lettera maiuscola e il nome in minuscolo. Loro chiedono l'annullamento, dicono no, tu la registri prima il nome e poi il cognome. Nome, prima lettera maiuscola, cognome, prima lettera maiuscola. L'ufficiale di stato civile dice no, non posso, il form è quello,
non posso fare altrimenti. Ok? Cosa succede? Fanno un ricorso al Tribunale di Milano, spiegano, l'avvocato spiega che non c'è nessuna norma che obblighi a mettere prima il cognome e poi il nome. Il giudice dà ragione ai ricorrenti, obbliga questo comune a emettere un nuovo certificato di nascita dove c'è prima il nome, lettera maiuscola, tutto minuscolo, poi il cognome, prima lettera maiuscola, tutto minuscolo. Allora, il comune lo fa. E per giunta nel ricorso viene richiamato un altro procedimento, un altro ricorso, quindi un'altra procedura identica. Allora, la sentenza io ce l'ho, è questa, e la potete leggere anche da voi, e ho anche l'atto introduttivo dell'avvocato. Rilevo questa cosa qua, perché un giudice, quindi io non vado né da una parte né dall'altra, sicuramente mi chiedo, ma perché un giudice ha accolto un ricorso per una cosa se quella cosa, se quel cambiamento è assolutamente ininfluente? Il giudice avrebbe potuto dire no, tu lo fai come lo fanno tutti gli altri perché non ha nessuna rilevanza farlo in un modo o farlo in un altro. Invece, accogliere quel ricorso può significare che qualche differenza lo faccia, perché se non c'è nessun interesse, il giudice avrebbe detto quel ricorso è inammissibile, non puoi farlo, perché manca un interesse. Qual è il tuo interesse? Se non cambia nulla, che te ne frega se il tuo cognome sia... Quindi io dubitavo della originalità di quella, perché devo essere scettico. Devo verificare tutto, ed è un altro discorso di verificare tutto, sinceramente. Ma così è. E quindi la sentenza è vera. Esiste? No, nella motivazione non c'è scritto. Dice praticamente, ritenuto che il mancante del certificato originale di nascita risulta giustificato dalla difficoltà sociale di stato civile di formare l'atto con le modalità richieste del genitore della neonata, in quanto l'ufficiale stato civile non ha discrezionalità di apportare diciture, perché loro avevano chiesto all'ufficiale stato civile di modificare l'atto. E loro hanno detto, noi non possiamo modificarlo, cioè mi esce così, io non posso annullarlo. Però il giudice dice, ordina all'ufficiale di formare l'atto di nascita e dice prima il nome, lo leggete, e poi il cognome, maternità, e non dà una motivazione, cioè visto che non dice perché in questo modo, se no il bond, questo non lo scrive, non c'è, ok? Sì. Io direi che comunque la sentenza c'è, è vera, e quindi vuol dire che se voi andate a registrare un bambino, siete voi a decidere se mettete prima il nome e poi il cognome. Non so se è possibile farlo, no, è possibile farlo anche successivamente, perché questo è il caso. Questo è il caso, quindi chiunque può andare a farlo. Okay. Io no, do bene. Un attimo, sì. Allora, la signora dice, come è possibile che se noi siamo dello stato fino alla nascita, adesso arriva il genitore, perché non è arrivato il genitore, è arrivato il padre, è arrivata la madre, è arrivato l'uomo, che è pregiuridico e prestatale, e da lì si dispone e si dichiara quello che stiamo facendo noi. Disponiamo e dichiariamo. Pier, siamo tornati dalle acque e per diritto testamentario tutto quello che è nostro torna a noi.
e noi glielo vendiamo, io, ma anche no. La mia quota parte la rivoglio, e siccome c'è una sentenza, common law, o meglio, UCC, che dice che tutto pignorato per riduzione di schiavitù, tutto il mondo è terra, terre, nullius, non soltanto l'Italia, tutto il mondo, e lo siamo ripreso il mondo intanto con Remedy. Adesso mi sembra il caso di instaurare in questa meravigliosa terra, che si chiama Italia, un popolo vero, uno stato vero. Facciamolo, il territorio c'è. Guardate che io non sto parlando di cacciare nessuno, eh. Io sto parlando di ripristinare l'ordine supremo. Io sto parlando di finalmente pulire, finalmente rendere l'acqua pulita, i cieli smettere di fare energie chimiche. No, così, quando la gente un po' di anni fa diceva, ma dai, sono le convenze, che non l'hai visto? Ma io ho vissuto tutta la mia vita con la testa in giù così. A me piaceva tantissimo guardare, quando ne vedevo uno, un milione che passavano, che lasciava la scia, diventava quasi una cosa, guarda, quello lascia la scia. Cioè, adesso fanno le righe, i triangoli, pure i cerchi, ogni tanto scappano fuori. Ma scusate, basta andare a guardare e informarsi, c'è un patto dei cieli aperti, è un patto di governo, da governo, firmato da più governi, il trattato internazionale, di cui Trump l'ultimo anno scorso ne è uscito, dove l'Italia ancora no, come si dice, si parla di geoingegneria. Basta andare, guardare, cioè, l'ha firmato Berlusconi. L'ultimo vero governo eletto dal popolo, sempre dentro l'idea di corporazione. L'ultimo vero governo eletto dal popolo. Poi abbiamo avuto una marea di governi tecnici, vero? Già, sai perché? Perché nel 90 la Costituzione è stata sospesa, o te la dico un'altra. Durante la guerra del Golfo l'Italia è entrata in guerra e quando si entra in guerra la Costituzione viene sospesa. Lo dichiarano le frange oro intorno alla bandiera. A settembre dello scorso anno Mattarella ha consegnato le frange oro alla Marina Militare o forse a qualche altro corpo. Solo a lei. Sono 30 anni che la Costituzione è sospesa, non è mai stato ritirato lo stato di guerra, la guerra del Golfo dagli anni 90, non solo, ma ci sono degli stati di emergenza dal 34 che non sono stati mai ritirati. E la guerra contro chi è? Sapete contro chi è? Contro le merci che si stanno ammutinando. Quando c'è stato Di Maio che ha incontrato l'ambasciatore cinese, io ho fatto caso alla bandiera, non era appaggiato. No, perché non siamo mica in guerra con la Cina. Le frange oro intorno alla bandiera italiana sono lo stato di guerra. La dichiarazione dello stato di guerra. Allora, cominciate a fare in giro nei vecchi video di Conte che chiaramente con il favore della notte su Facebook ente notoriamente istituzionale, ci dava le notizie in pre-vendita e quindi ci stava dando, come dire, ci stava dicendo già quello che dovevamo immaginare che sarebbe successo, consenso a sé, silenzio, consenso diciamo non informato non va bene, quello informato sì, perché io ve l'ho detto che lo stiamo facendo, abituatevi, siamo in formazione predittiva. E fa in modo che tu ti abiti all'idea di quello che sta per accadere. Quindi quando accade, già ne hai... No, già lo hai accettato. Già lo hai accettato. L'hanno bollita, sì. In un certo senso, sì. Vieni. Io sono il posto.
la faccio avere attraverso. Grazie. Certo che c'è anche chi lo lascia scappare. No, si chiama Rimasto. Siamo rimasto. Ora però io ho bisogno di un attimo di tempo. Tanto il fatto che tu dici lontano sta sul ferro. Perché si dice siamo in tanto. Faccio soltanto un'ultima precisazione proprio sul fatto dello stato di guerra, che è uno stato di emergenza. Noi siamo in continuo stato di emergenza dal 1929, quando c'è stata la bancarotta americana. Nel 2016 Barack Obama ha ratificato tutti questi stati di emergenza, anche quello del 1990 e del 1929. Quindi noi siamo in continuo stato di emergenza. Non è stato annullato neanche uno. No, perché poi secondo la legge, no, come ci faceva vedere Pierre, la gerarchia delle leggi, l'ordinanza che fa il presidente, il governatore, quello vogliamo fare di regione, proprio basta basta, no? Peccato che a parte il diritto internazionale c'è anche la legge dell'ammiragliato, dove il capitano fa le ordinanze sulla nave e sono legge. Quindi in realtà l'ordinanza ha più valore di ogni legge che. Come siamo in emergenza da 10.000 anni più o meno. C'è il signore con gli occhiali, non so se ancora volevi fare una domanda. Scusate, non lo capisco cosa dice. Quello della Costituzione. Esatto. Già adesso dovete sapere che quando qualcuno dice sono uomo vivo, le forze dell'ordine cominciano per consuetudine a saperla questa cosa. L'ultima volta qualcuno gli ha detto io sono un uomo vivo, sono tornato dalle acque, e lui ha detto sei ancora bagnato? Sì, gli ha risposto, sono ancora bagnato. Allora, è chiaro che quando io dico uomo vivo alle forze dell'ordine, loro dicono anche io sono vivo. Ok? Ma è anche vero che adesso, siccome ci sono delle indagini chiaramente in corso, no? Pensate che non siamo sotto indagine tutti? Siamo tutti sotto indagine, è chiaro, è giusto, e meno male. Guarda un po', sono proprio contenta. E ultimamente ho avuto un grandissimo onore, quello di forze dell'ordine che hanno detto. In Toscana sono avvicinate ai ragazzi della Toscana in banca e gli hanno detto ma noi Barbara Banco la teniamo d'occhio dal 2013, ma perché mi tenete d'occhio dal 2013? Allora lo sapete perché mi tenete d'occhio dal 2013, ok? Ora sanno anche che io non sono pericolosa, anzi forse solo come portatore, come informatore, se vogliamo, forse sono in questo momento un polo che attrae solo brava gente. Non ci sono guerre qui dentro, non ci sono voglia di rivalsa, nessuno parla di fucili, nessuno parla di andare là, li prendiamo, no, ne puoi parlare tu, ma io no, anche perché non ho nessuna intenzione di continuare la guerra, perché la guerra è finita. Finché non è finita dentro, non è finita neanche fuori. Ma siccome per me almeno la guerra dentro è finita, anzi lo abbiamo dimostrato che la guerra è finita. Volevi dire qualcosa? Se no io parto con i documenti. Allora, prego.
di riprendere il discorso che hai fatto prima Barbara in merito alla informazione pubblica. È un po' tagliato il cuore, perché non ci sono delle possibilità concrete di poter comunicare attraverso i giornali o le TV anche secondarie, di dire perché prima vogliono sapere di cosa vuoi parlare e dopo fanno il danno. Se la TV poi pubblica non dico della RAI, perché sarebbe però chiedevo ai signori avvocati che rispetto capaci non riusciamo, come ha chiesto lui all'inizio, che servirebbero altri avvocati per poter fare arrivano Piana, stanno arrivando. Allora dovete ricordarvi, allora chi ce l'ha le capacità ce l'hanno tutti, ma ci vuole qualcosina di diverso dalla capacità, e ci vuole l'intenzione. Allora, è il discorso che faceva Pier. Cioè, posso io andare contro me stesso? Cioè, scusate, la televisione italiana, se è al 77° posto per verità nella divulgazione, vuol dire che non è una televisione libera, vuol dire che è una televisione di regime, siamo quarto potere. Allora, è per questo che si stanno creando e si sono creati una serie di canali alternativi, una serie di, e poi chiaramente si cassano con la censura e chiudi il canale qua e leva il video di là. Ma scusate, ma se Giordano Rete 4 scappa fuori di punto in bianco e prende un fatto che, se lo vai ad analizzare veramente, quel signore non ha usato sicuramente i documenti in maniera propria, questo diciamolo, perché tra privati i contratti si rispettano. Ma devono essere in onore questi contratti, però. Se io non ti faccio il contratto ma mi paghi l'affitto e io dopo dico che tu non me l'hai pagato l'affitto, sono in onore? Eh no! Se io ti voglio mandare fuori in un periodo in dove tu vai sotto i ponti e la casa, perché la casa la voglio libera per far affittarla a tre volte tanto, perché in quel momento è il momento giusto, sono in onore? Se ti stacco l'acqua, sono in onore? No! Ancora, quel signore, voi dovete sapere che ha perso il lavoro per tutto questo. Ha perso il lavoro? Grazie Giordano. Lo Stato, non dove, allora, lo Stato dov'è? Non c'è lo Stato, c'è un'azienda di diritto privato, perché in uno Stato questo non sarebbe mai successo. Mai. E vi dico che in qualche modo lo Stato, questo Stato, il noi è, sta aiutando Giovanni. Allora, prima una meravigliosa signora che si chiama Rossella mi ha detto una cosa all'orecchio. Dov'è Rossella? Rossella, puoi venire? Ti metti dietro la telecamera, vieni, però ce lo dici te. Prima, all'inizio di questa avventura, oggi, perché questa è un'avventura, ve lo dico, è bellissimo questo incontro, e poi vi parlo dei documenti e come usarli. All'inizio di questa avventura qualcuno mi ha detto, ma tra sti vivi e sti morti, ma come si fa? Che fine si fa? Vivi, morti, morti, vivi, come si fa? I morti devono far tempo i vivi. Lei mi ha detto una cosa bellissima. E ho detto che l'antichità è stata anni fa, qualcuno ha detto: lasciate che i morti sotterrino i morti e voi state con me che sono vivo. L'altra cosa importante è che questo qualcuno ha detto io sono la via, la verità e la vita. La via è questa, di riprendere la nostra sovranità. Quindi io sono, noi siamo,
ma io sono la via, la verità e la vita. E infatti il diritto a cui ci appelliamo. Tutto questo, molto sintetico, ma molto vero. 2000 anni, oggi è il tempo. Grazie. Bellissimo, no? Lasciate che i vivi, che i morti seppelliscano i morti. Il discorso è sempre quello. Come facciamo? Allora, l'ho detto prima, eravamo fuori, qua fuori, e ci siamo resi conto, questo per me è più semplice, perché avendo avuto tutti questi anni per vedere che cosa succedeva, da un punto di vista totalmente anomalo rispetto a tutti quelli che mi stavano di fronte, tutti dal primo all'ultimo, perché questi discorsi, cioè io 2 anni fa poi non potevo farli comunque, non ci sarebbe stata l'apertura di chi ha compreso che c'è una schiavitù. Perché prima la gabbia era così bella e dorata che nessuno se n'era accorto di essere schiavo, eh? Nessuno, quei pochi eletti alle alte sfere che sanno benissimo di che cosa stiamo parlando, lo sanno benissimo. L'avvocato Bassino mi disse un po' di tempo fa, Barbara, cioè voi, tu hai mandato un military order al presidente Mattarella, ai 4 capi di Stato Maggiore, io ci ravvedo 10 capi di imputazione. Perché? 10 capi di imputazione, mi ha detto, perché non sono venuti a prendermi? Perché me lo devono confutare se vengono a prendermi, eh? Mi devono confutare, io non vedo l'ora che mi vengono a dire il motivo per cui io mi sbaglio. Ditemelo, vi prego, guardate, io chiederò scusa a tutti. Ma ancora nessuno me lo viene a dire. E noi stiamo usando dei documenti che li stiamo mandando. Stiamo facendo azioni a livello mondiale. Abbiamo mandato military order al re di Spagna. Ma stai scherzando? Silenzio ha senso. Ah no, dico se mi sbaglio te. Certo. Ah, Katia sei una grande, io dico sempre. Allora, parliamo un attimo dei documenti. Allora, fine del sistema schiavistico. OPPT chiude tutto, preclude tutto, pignora tutto, lascia 10 miliardi di valore a testa, 5 in oro e 5 in argento, per dimostrare 2 cose. Primo, che non valiamo 1.500 euro al mese, 1.200, 1.500, 200. Secondo, per dimostrare che se tutti domani mattina abbiamo 10 miliardi, quanto valgono 10 miliardi? Niente. Zero. Quindi dov'è l'intento? Dove sta portando questa azione? Sta portando alla fine della schiavitù del denaro, perché quella è la prima schiavitù. L'ha identificato così alto, ma così alto, per, dici, ma beh, vi dico una cosa, noi abbiamo un invio di Ether della documentazione al sito EU Exchange. In fondo lei scrive, lo potete trovare, uv.com, i-uv.com, dove lei invia tutti i documenti e sotto dice 10 miliardi e ride. 10 miliardi sono una bazzecola. Una bazzecola, lo sapete perché? Perché mi dicono quanto vale la vita. Vuoi dare un valore alla vita? No, lo sapete perché non si può dare un valore alla vita? Perché il valore è la vita. La vita è il valore. Quindi che valore gli dai? 10, 15, 20, 1 miliardo? Io gli do infinito. Infinito non mi piace. Ok? Infinito è la trappola. Ok? Quindi assolutamente no. Quindi 10 miliardi perché? Perché è talmente grande come... Cioè, 10 miliardi. Quanti si riesce? Dai, dimmelo, adesso mi sei al volo. Lo sai? Io ci devo pensare. 10. Ci hai dovuto pensare.
sapete? È così alto che ci fa rendere conto di quanto noi ci siamo svalutati, di quanto noi corriamo dentro una ruota del criceto per arrivare alla fine del mese in un mondo di mancanza dove non arriverai mai. E lo sapete perché? Perché c'è un accumulo talmente tanto grande in un luogo, in un punto, che a noi ci arriva il rivoletto e basta. E guardate che quell'accumulo contiene il nostro valore, eh? Era chiaro che mettevano sul nostro valore? L'avevamo spiegato, giusto? Quindi oggi io che cosa faccio? Mi rifaccio a quella procedura perché la mia base giuridica va abbastanza, vero? Abbastanza valida. La base giuridica è valida. E dici di sì. Ok. Ma me lo hanno confermato anche che poi ti metterò in contatto avvocati di diritto internazionale. È valida. L'esercizio del diritto spetta a me perché, come diceva Pierre prima, diceva, cioè non è che il fatto che c'è un diritto vuol dire che questo diritto va applicato per forza. Questo diritto va applicato nel momento in cui io lo esercito. Esercito. Lo esercito. Allora come lo esercito il suo diritto? Perché mo è tutto precluso e pignorato. Non ci sono tribunali. Non c'è che casino. Cioè, è chiaro che qualcuno potrebbe essere preoccupato, no? Perché mo succede un caos, un marasma. Addirittura fuori prima dicevo, c'è stato un avvocato che mi ha detto, ma Barbara, scusami, senza codice penale, senza codice civile, qui ognuno fa come gli pare, un caos, tutte le immagini che succede. Ho detto, scusa, ma non mi sembra che sia stato un deterrente fino adesso. Mi sembra che il codice penale non sia stato un deterrente per quello che stanno facendo la gente. Non mi sembra che sia stato un deterrente per quello che hanno fatto i bambini. Non mi pare a me. Infatti è stato il silenzio e ha taciuto. Grazie. Cosa posso fare allora io? Allora, intanto mi rivolgo a delle leggi che non è vero che sono nel caos. Sono le leggi naturali e sono le leggi universali. Dove io sono prima delle leggi scritte, ma io non è che non sottosto a quelle leggi lì. È l'ordine supremo. E lì non si scappa, eh? Guardate che non c'è bisogno di un giudice, eh? Perché il giudice ce l'abbiamo dentro. Se facciamo qualcosa che non va fatto, siete sicuri che non stiamo bene, Fisicamente non stiamo bene. E poi abbiamo degli istituti che si possono usare, tipo i tribunali popolari. Tipo io, no? Che sono la forma più alta. Sappiate che in America il Tribunale Popolare è più alto in grado addirittura del Gran Giurì. La sentenza del popolo è più alta del Gran Giurì. Perché il popolo deve essere unanime in una sentenza di Tribunale Popolare. Quindi tutti i giurati devono dire la stessa cosa, devono essere convinti e devono votare lo stesso risultato. Altrimenti la sentenza non si emette. Non c'è pericolo che succeda qualcos'altro che la verità. Poi, a questo punto però, io ho bisogno di capire come rispondere a un sistema che fino adesso è andato avanti per consuetudine, perché nessuno lo sapeva, e che a oggi sa di che cosa sta parlando, specialmente ad alti livelli, ma non è disposto a mollare l'osso. Chiaro, no? Allora, l'avvocato Ederan Tucci-Jarraf cosa fa? Chiude tutto, preclude tutto, deposita il 18 marzo 2013 il fondo One People, che è un fondo di pignoramento globale, a disposizione di ogni Eternal Essence che lo richieda. Deposita Eternal Essence, che è un documento, e deposita UV Exchange, e sarebbe I Universal Value Exchange, quindi io scambio di valore universale. Che vuol dire? Vuol dire che in un ipotetico flusso io ho bisogno, come diceva prima il signore con non mi ricordo come li chiami, mi dispiace, Alfredo, come diceva lui, cioè il flusso è uno, non c'è più una separazione nel flusso.
non c'è più, come dice Marco, la goccia, c'è l'oceano. Quindi non c'è molto bisogno di starsi tanto a disciappellare. Viene naturale. Ma fino a che non abbiamo instaurato quella che è la nuova realtà che vogliamo vivere, il nuovo gioco a cui vogliamo giocare, abbiamo bisogno di, primo, ricordarci chi siamo. Se non ti ricordi chi sei, dove vai? Io sono quello che sono, io so che lo so. Non finisce a io sono quello che sono. Io lo devo sapere di esserlo. Quindi qualcosa di molto grande deve succedere dentro. E a me sembra che sta succedendo, lo trovate? Almeno la gente si fa la famosissima domanda perché quello è l'inizio della fine. Almeno mio nonno diceva così. Fatti questa domanda sempre, perché quello è l'inizio della fine. Quindi io mi domando perché, e mio nonno, vabbè, grandissimo, un saggio vero, un regalo vero nella mia vita, spazio, no? Ma anche mio padre, ve lo dico, che lui ha un senso della giustizia altissimo. Giovanni. Quindi, cosa posso fare oggi io? Prima di tutto ricordarmi chi sono. Ma per ricordarmi chi sono devo deprogrammare, giusto? Devo cominciare a togliere tutte queste cose. Ma tante sono inconsce. Tante sono le parole, tante sono inconsce. E ecco che a questa procedura di altissimo livello, sia giuridico sia spirituale, perché vi esorto a farvi un giro e a leggervi questi documenti per riuscire a comprendere che cosa è stato depositato dentro al commercio. Cioè, che razza di, passatemi il termine, incantesimo al contrario, è stato messo lì. Una sorta di expecto patronum di Harry Potter, ok? Dove sì, noi siamo sì stati, diciamo, sotto incantesimo per tanto tempo, ma quell'incantesimo con questi documenti è stato rotto. Anche le bolle papali sono state rotte. Lei cosa fa? Chiude tutto, mette in sicurezza tutta la procedura con un documento, cioè con rendendo la procedura PPT Willow in perpetuo, e poi produce i quattro documenti di io e poi i quattro documenti di io sono. Perché ne produce due, quattro, praticamente quattro, otto, che sembrano, se poi andate a leggere, praticamente identici? Perché prima mi ricordo chi sono. E poi faccio, perché qui siamo tutte e due, l'essere e fare. E lei dice being and doing, essente e facente. Allora si prevede che qui adesso è il momento del fare. Ecco perché stiamo usando quelli di io sono, perché sono identici praticamente. Allora i documenti di io sono volontà e parola di io sono. Volontà e parola, dispongo. E dichiaro i due veri verbi del creatore, dove in questo documento c'è un prologo, dove in questo documento è spiegato chiaramente come si crea, cioè cosa siamo in realtà, quanto siamo potenti. Lo so, che c'entra, che faccio una dichiarazione di sovranità a tutti i livelli. Secondo il documento si chiama DOD, dichiarazione originale del depositario del deposito, e è deposito e depositario chi sono? Quanti percorsi per unire la spiritualità alla materia, dove finalmente il sé prende possesso del suo corpo? Depositario e deposito? Questo è il deposito. Questo è il depositario. Finalmente diventano uno. E lo sapete perché è così importante questo documento? Perché è il punto di emissione del valore. Solo in quel momento lì io posso mettere il valore. Quando ho capito che sono io il valore. Quando ho capito che sono io che lo fermo. Sto flusso, sono io che gli faccio la diga, E glielo faccio qui. Se devi dire qualcosa, basta che parli. Perché glielo faccio qui? Perché c'ho il dubbio che sia vero, che tutto quello che sento sia vero. E questo è grazie al condizionamento, badate.
Ricordatevi che appena siete nati ci avete subito il peccato originale, ci abbiamo subito il peccato originale, siamo subito peccatori. Terzo documento si chiama dichiarazione di ricevuta e riceve appunto tutto il valore dei 10 miliardi. Perché? Perché lo devo accettare, perché era ridicolo qui. Quindi io l'accetto, per quale motivo? Perché lo posiziono nell'impegno, diciamo, nella mia avventura qui, nella mia esperienza, che non ha valore, ma perché è il valore. Ma qui, guardate caso, è tutto limitato. Siete d'accordo? Questa è una matrice che limita. Qui ci sono limiti. Quindi quel limite io lo devo prendere per poterle andare oltre, altrimenti non ci posso andare oltre. Quindi mi riprendo il mio valore e poi faccio la dichiarazione di conversione che lo riporta al valore. Prendo l'oro e l'argento e lo riconverto al valore, quindi a eterna essenza. Vi sembra un percorso spirituale? Abbastanza. Solo che è un percorso spirituale around you. Lo faccio intorno a me, non lo vado a fare da qui a da una qualche parte. E ciao. E è un percorso di ascensione. Perché? Perché la consapevolezza che avevo oggi, dopo che ho fatto quei documenti, sarà diversa. E mi direte, qualcuno me l'ha detto, se vabbè, mo io firmo un documento e domattina c'è un'altra consapevolezza. Io direi di parlare con quelli che l'hanno firmato, che come minimo, quando hanno acceso la stampante, gli si è bruciata. Minimo gli si è saltata la luce. Non lo so, ditemelo, è vero? È vero? È successo qua? Oh, ce l'ho qua. Vieni, vieni. Ti prego. Quando abbiamo stampato 20 volte, solo la prima pagina, le altre non c'è stato. Spendi la stampante, è stato il consiglio dei tecnici. Lo so, scherzando, eh? A chi è... vedi, questa non la sapevo che te mattina la prima pagina 20 volte, solo la prima, solo quello con lo stemma infinito, lo stampava all'infinito. C'è chi si è rotta proprio la stampante. Lo volete una spiegazione scientifica senza stare a fare tanto gli esoterici della situazione? Allora, la spiegazione scientifica è questa. Noi abbiamo un campo, anzi in realtà due, elettromagnetici. Ce ne abbiamo uno all'altezza della testa e uno all'altezza del cuore. Sono misurabili, giusto? Elettrocardiogramma, elettroencefalogramma. Bene, noi siamo agganciati a questo elettromagnetismo anche terrestre, giusto? E cosa succede se il mio campo elettromagnetico ha un picco? La tecnologia elettrica cosa fa? Ci va in corto. Semplice. Quindi questa è nella materia cosa succede firmando questi documenti. Poi a livello interiore ognuno ha il suo viaggio, ognuno ha la sua capacità di comprendere cosa succede dentro. Intanto ho fatto un patto. Come stessa, mi voglio ricordare, mi do un permesso, mi voglio ricordare chi sono. Non sto andando da nessuna parte, sono esattamente qui, sono esattamente presente e mi sto dando un permesso. Sembra strano che ci dobbiamo dare permessi, vero? Mi sembra veramente strano? Cioè, ci dobbiamo dare permesso pure di non metterci la mascherina fuori. Scusate, pensate al condizionamento cui siamo sottoposti. Poi ha prodotto i documenti della nuova governance e sono documenti che sono sempre molto spirituali. Ah, sono form. Semplicemente basta aggiungere i propri nomi. Quindi in realtà per fare un documento di io sono, fisicamente ci vogliono 5 minuti netti. Il punto è leggilo, rileggilo, rileggilo e poi rileggilo e poi rileggilo tutte le volte che è uscita la prima pagina. Perché? Perché quando lo firmi, poi hai firmato qualcosa
che ti aiuterà sicuramente a tirare fuori tutto quello che ti impedisce di essere io sono, dalla prima all'ultima cosa, perché non stiamo giocando, eh? A livello spirituale noi stiamo facendo un salto evolutivo, quindi tutti quei limiti vanno levati, se no non si va da nessuna parte. Quindi la nuova governance, che in realtà ci serve per